Ragazzi, ma che cazzo, Porca Marco? Ma bestia. scusami, appena mi sono mutato, non è che Lo dici. so, ma mi sono svegliato con questa tossina fastidiosa. Marco, sarà per Ti caso. amo? Ho detto No? ti Dico, amo. no, no, figurati. Sarà perché ti amo, no? Tu hai detto sarà, sembrava Tu hai detto solo all'inizio. ti amo, hai detto. Vabbè, in caso ti offende questa cosa. No. No, 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 no. No, io sono per Quel che sono. l'omosessualità, Marco. Lo sai benissimo. Certo, tutti. Cioè, Tutti cosa? Oh tutti magari. Noi siamo per l'omosessualità. no, No? mi si era bloccato, Marco. Tutto bene? Sì, no, è Rust, come al solito. Davo per scontato Sono ancora sti quell'aggancio. giochi che bloccano un cinque. No, a parte che era la connessione, era. Come la connessione? Non so se è Perché perché c'è ho anche aperto l'audio, eh? Rust, però quando ho aperto Rust è diventato rosso OBS bestiale. Tra i Preferiti non preferiti trova il non trovo il server. server. Effettivamente ho guardato, ero a 130 Fate di soldato. ping, adesso che ho aperto Rust sono a 7 con 0 pacchetti persi, quindi mi sarà Rust. Può essere. Lucky. Alexa, Buongiorno amici. accendi la luce? Amici, stavamo parlando poco fa di cercare Grazie. qualche Come la toppa giochino. luce, bestiale luce. Un Cercare sacco di qualche luce. giochino nuovo. Per le live, e io Stasera ho ne arriva uno proposto nuovo. stasera ne facciamo uno innanzitutto, che tanto lo sapete già che lo Erano volevamo nuovi, insomma. fare, che è quello c'è chi vuole essere milionario, Sì, se vuoi farlo vecchio, facciamo chi vuole essere miliardario, Marco. quello per la Play 1, quello lì tra l'altro Come ce l'hai originale, per la Play dovrei 1? averlo nell'armadio per la Play 1 Facciamolo, originale, quello voglio fare. Chiedo il e come lo fa? rimborso. Non so come fare, cioè dobbiamo Ma non cercarlo da fare il qualche dito parte. medio sempre, bravo che hai usato Astoga. due dita per teletrasportarti. Ma era E in poi anche italiano? Peggle 2 sulla Play, non mi ricordo. Sì, lo giocavo con i Basta con sto miei. doppiato Peggle. in Ma pe italiano. allora, ragazzi, Peggle 2 per la Play Campione è intercontinentale di divertente. Cameraman, anche Ma no, secondo, perché non era secondo. ma quello è Devo un altro discorso. documentarmi su questa cosa comunque, Marco, eh. Guarda che. Dico cosa? No, Perché dove Nardi, Pier? di chi vuole essere milionario. Ah, sì. Ma quello della Dove Play aveva 1 lì? secondo me si può fare. Eh? Cioè, io mi ricordo che con i miei ci divertivamo, però. Erano anche vent'anni fa. Era il lire ed era 20 anni fa. Io, tra l'altro, da piccolino ero convinto che ci dessero i soldi che li stampassero dalla Play. Sì, che uscissero fuori dal Sì. CD-ROMS. Ero convinto che li stampassero e uscissero fuori dalla Play. Però purtroppo ero solo un bimbo stupido, imbecille. Un Deficiente, sapido, testa di imbecille. cazzo e scemo. Venerdì usciranno i Ah, topi. Non ok. ci sto giocando questi giorni a FIFA, Pier. Ieri ho rigiocato Siamo ancora. ancora a B. Sto dormendo Ma io. quanto rimane in piedi? Io sto Quanto avete giocando. dormo con farmato? questa Scusa. luce? Io ho farmato un botto. Rimane in Zio, piedi per più di arrivati. 72 ore. Eh, lo Lo so. pippare la sedia un Ho farmato attimo. veramente un sacco ieri. E Ma sono anche morto. non hai usato nulla, però non hai trasformato Vai, nulla. che senso? No, no, no. Ho messo. No, non ho modificato. Cioè, lascio fare a voi col martello. Io ho solo preso le Ora faccio tutta di gomme. pietra, dai. Il martello? Ormai. Esterno. No, esterno devo fare tutto di pietra. Però allora non ci basta. Allora banculo. Vabbè, no, riprendiamo. Grazie, Gabt. Vediamo Grazie, un po'. Capt. C'era anche Castoro e Boss prima. Non ho aperto OBS. Io voglio riparare una macchina C'ho oggi. la sensibilità un pochino. Ah, comunque, Perché è come troppo già veloce il detto. mouse Logitech Super Certo, Light Pro. certo. Come detto già giovedì Mi prossimo. spostare un pochino. Domani farò ancora The Last Guardian, ma Avete vediamo. visto l'esercito a Monza? Grazie, Manz. Non posso uscire, come faccio? Grazie, Ma Lucky. Manzo. A Monza non lo so, a Milano so che c'è e ce n'è anche tanto in giro, soprattutto nelle zone centrali. Comunque, ripeto, io non posso uscire, quindi non è che. Non esco di casa da una vita io, quindi non Ora non so. si sentono gli alert. Si sentono proprio gli alert? Ora che cacchio Successo. combini? Non ci posso fare niente, ragazzi, non è che. Bravo, Ma te non l'hai visto. sentirsi proprio vuol dire che sono proprio mutati, scusami. Io non ho toccato veramente niente. Dici, magari c'era l'occhiolino tolto dal. No, è tutto a È posto. quello. Me lo rimandi? Non lo so, proprio, poi quando ho finito la Non ho live, non idea. so, cancellare completamente la scena e rifarla, Lo credo. senti, Moro? No, cioè lo vedo, ma non c'è l'audio. What's my destiny, Perché da noi Dragon Ball? funziona tutto perfetto e il volume è perfetto. Aspetta, fammi Grazie. No, vedere. mangia, lo sapevo. Neanche l'audio Adesso. del gioco hanno detto, però.
Non hai proprio la... a noi però ci sentono. No, aspetta. Madonna. Eh? Forse col mixer qualche problema? Perché mi sono appena accorto di non sentirlo neanche io. Ma magari che col mixer qualche problema... di Windows. Ma come l'Achilio che fa studissimo contro altre parti del, dell'esercito? Cosa? Infatti, vedi, qui... Ma che dici, Achilio? Stava facendo dissing contro i suoi colleghi. Pazzito. Di altri reparti. No, adesso c'è l'audio. Lo rifaccio, eh. Tutto a posto, Moro? Adesso funziona, vedi. Ah sì, sì, ma funziona. Allora, no, amici, grazie, sto prendendo lo zolfo, ma giusto perché è così. Cioè, non credo ci serva, per ora. Lo zolfo serve per fare i proiettili, dai. Lo prendo, però, tanto non adesso serve, sicuramente. Serve una sega, no. Ah, qui dobbiamo farlo per forza. Le pareti. Allora, vado a farmare, ragazzi. Io faccio le pareti intorno alle case, e queste sono importanti. Fare di prendendo sì, un po' di legno. Perché devi fare il doppio. Quale intorno, il quadratino intorno? Perché sono... Come si fa a farlo sono doppio? Sono sei pareti. Valhalla, grazie. Grazie, Valhalla. Non si può farlo doppio. Grazie, Valhalla. Moro sono Liezar. Sei pareti, Liezar. Moro Liezar, facciamo una coltivazione di patate? La mettiamo... Quella... Ci sono dei semi anche. Te li ho, li ho portati Marco, io. Ti è caduto un albero. Perché sono così. Grazie. Scusa. Ma non siamo in squadra. No, non siamo in team. Mi fai? Ti faccio fa? Io. Faccio io. Ma perché a me non escono queste cose? Anche è solo F. Volta. Devi crearlo prima. Ma, no, ma tu se vai su uno ti esce. Ma perché Lucky? No, prima devi creare il team. Poi ma chi sta distruggendo l'esercito italiano? Vabbè, magari lo noi non ripetiamo disertano. Le cose che scrive, metti che ci bannano. Ci dissociamo, ci dissociamo naturalmente. Diciamo. Grazie, che disdetta vivere questa vita. Liezar, esci fuori da casa, per favore. Ma aspetta, non ti mi no, veloce, che ti devo fare il party, devo andare a farmare. Le scale le devo fare di... Sì, beh, faccio il pietra che le scale. No, falle di... Grazie, Taishi, grazie, bello. Lascio così, allora. Grazie, Fabio. No, di legno, 52 di legno, mesi. Falle. Legno migliorato, ok. Così gli dando una martellata cascano. Ma anche tutte ste... No, ste pareti interne però le faccio comunque di pietra, sto punto. Avrebbero fatto tutto di pietra. Ah, ragazzi, sto punto... Di legno. No, sopra, vabbè, sopra che ci sono le casse fai di pietra. Ma se volete farlo di pietra, andiamo a farmare la pietra. Cioè, no, ma farmatela comunque, perché ci serve lo stesso. Io mi diverto tanto a farmare, detta sincera, non mi pesa. È una delle robe che preferisco, lo sapete, metto in generale. Fabio, va bene. Lo fai prendere... La legna... Ne vuoi un po'? No, ce n'erano 14.000. Ce n'è. Perché no, l'ho presa ieri comunque un bel po'. Io vado al porto. Aggiorna il legno. Okay, aia, ma perché sto sanguinando così tanto? I cactus, Marco. Ma sono lontanissimo. Non te li devi infilare nel deretano, Marco. Smettila. Non è il mio primo obiettivo, infatti. Stop. Tra l'altro io ho una palestra da... Una palestra, ma che cazzo è Pokémon? È diventato... Ho una balestra da riparare io. Ma mettetela nello sfintere. E poi perché? Riparala però, perché comunque non è male. Ma infatti ce l'ho e meno della metà però, quindi è un problema. Amici, io voglio fare Pokémon perché voglio giocare... A parte il fatto che ci voglio giocare a prescindere perché mi manca. No, ne serve una marea di pietra comunque. Pietra, vado a prendere. Perché l'ho già quasi finita. Tanto io sono il farmino, faccio quello, non è che... E invece sono... Frank! Grazie! Grazie, Frank! Il fatto che questa non posso neanche... Un po'... Un tavolo ho trovato Marco, ne abbiamo due ora. Buono. Altri rottami. Sarebbe un bifero. No, vabbè, lo mettiamo in slide. Dobbiamo fare il banco da lavoro. Banco da lavoro. Allora, piano 2 è tutto. Metallo grezzo lo prendiamo. Ho trovato un alto muro esterno di legno, ma io lo voglio di pietra. Cribio. Di legno prendono il lanciaflame e fanno. Lanciaflame. La legna continua tower. A prenderla, no? Prendi tutto. Sì, la legna è sempre good for you. It's good for you. Mi ha vibrato il pifferaio magico, mi ha vibrato. Ma quante tute azimut sto trovando, scusa. Hector, ma ieri abbiamo vinto su Apex? Non mi ricordo, mi sa di no, eh. Siamo arrivati tipo terzi. Ecco. Ormai mi voglio vantare delle mie vittorie su Apex, che sono diventato il nuovo Al. Certo. Ah? No,
no, Marco, vedi, ieri no, ieri purtroppo. Perché non ho giocato, io ho giocato... Ne serve ancora almeno 10.000 di pietra. 10.000? Almeno. Penso io. Anche perché poi dobbiamo tenerla, perché sennò crolla tutto. Guarda, Liezar, ne ho già 594. Beh, dai, sei... Buon punto. La... No, però ho trovato del metallo grezzo parecchio. Vabbè che ne abbiamo un botto adesso di metallo grezzo, per carità. C'ho anche un sacco di legna. C'ho anche un sacco di legna già io. Fatta. Marco, sei all'Apex su Apex, come si dice? All'Apex. Tipo all'apice, hai capito? Ah, adesso sì. Pietra! Pietra! Ora sono a 694. Manca tutto il terzo piano e basta. No, il Renzo piano no. Ma... Fame e molla. No, cos'è? Molla, sì. Molla però, mollami! Ce l'ho con gli artiglieri perché dovevo montare io Monza e venirvi a prendere per le incredibili avventure. Pensa che storia. Ora sarebbe stato per favore, strano. E non c'ho il divertente. Cibo. Che mangio? La... Che non ti sei parlato il cibo? Sei imbazzuto? Vado a cercare un po' di pietra. Ma non ho il metallo grezzo e zolfo grezzo, va bene. Marco è forte su Plepix. Marco, ti prendono per il culo perché sei un deficiente imbecille, comunque. Guarda che è diventato expert anche quando ripete le parole, sempre le stesse, dice. Marco, che ci vuoi fare? No, ma a me fai ridere, ci mancherebbe. Ah, qua ci vuole il fusibile. Ci vuole il fusibile da mettere qui, ce l'ho il fusibile io. Aspetta, ci sono le fornaci... Solo che non c'ho la tessera. Mi sta cadendo la faccia, ragazzi. Liezar, mi porti, una tessera verde al porto? Amici, sono stupido e questo lo sapevate, però... l'ho detto poco fa. Però come no, devo fare? La tessera... Sì, la tessera verde mi serve. Quindi? La butto. Aspetta che metto le fornaci a fare robe, perché sennò è inutile. Amici, ho altri semi di patate. Se no ho Marco, se non so... Prendo un cosa paio di fare, cose, ditemi. Di cibo. Da portarmi una tessera verde. Non ce l'ho. Certo, devi prendere la cassa. Lo so, che sono full. No, la prendo io, dai. Sono full e non... Adesso è un po' una sola? Bene. Sì. Corpo semi-automatico. Solo zolfo. Aspetta, fammi... Le fornaci. Allora. Fatemi tornare a casa. C'è un altro cinghiale. Lo mato. Ma non si arrampica fino lassù qua. Le fornace accese. Al porto. Comunque i passi in questo gioco sono tutti fottuti, ragazzi. Non mi pario. Sì, sì, quando ti camminano gli animali di fianco sono tutti sbagliati. Tanto ieri l'abbiamo testata nella mia live questa cosa. Ma cioè? Perché io sentivo dei passi di fianco a me che mi giravano tutti intorno, invece era una volpe che si muoveva davanti a me lontano. A tutti quelli che... Adesso è successo anche col cinghiale, stavo facendo la stessa cosa e... Tra l'altro ne avevo due di cinghiali, ne ho ucciso solo uno, non so dove l'altro. Io ero convinto fosse Dabbo invisibile, invece no. Magari c'era Claudio Lippi. Salutiamo calorosamente. Sempre certo. Se mi vieni a prendere con un carro armato o... Aki? Possiamo uscire almeno, tanto chi ci ferma? Non ho capito, è imbriaco. È il Covid, gli Ezar che vi ferma, sempre quello. Ma dentro il carro armato non entra. Ma... Eccolo lì, guardalo, il pork. Questo... Ragazzi, ma sono un cecchino comunque. Devo soffiare il piffero. Devo raccattare anche un po' di cibo, comunque. Io lo sto prendendo. Mi porti anche quello, mi porti. Ormai sono qua. Sto uccidendo un sacco di cinghialetti, io, comunque. Un po' mi dispiace, però. Ma ce lo meritano. Oh, qua, scusa. Ok. Ho 24 di carne. Come fantozzi, mi sparavo il colpo, forse che il clacson. Ma le fantozzi, me le devo rivedere tutti.
A me mette tristezza. Una volta all'anno me le riguardo sempre. Cioè, mi fanno ridere, ma mi mette tristezza perché appunto è quello che fa Fantozzi e quindi non ho voglia di... Però a me piace un sacco. Vabbè, c'è un capolavoro, Fantozzi, ci mancherebbe. Poi è andato un po' decadendo, però il primo... Orofeo. Ok. Posso dare... Questo. Però non credo. No, va bene. No, aspetta, te le date tutte, divide. Sì, aspetta, ne mangio... Ma che bello. Ne basta una, so. Opla. Allora, mettiamo no, il ma fusibile. Deve mettere tristezza, Fantozzi è fatto apposta. Eh beh, certo. Però, comunque sono dei capolavori. Sempre, sempre attuali, comunque, lo stesso sono fatti 50 anni fa, sono sempre... No. Ok, è acceso, andiamo a aprire il fettone qua. Ragazzi, sono o non sono il più forte con l'arco? Tutti i colpi messi a segno. No. Dunque, questa settimana probabilmente faremo Rust tutti i giorni. Tessera blu, ragazzi. Scusami. Buono. Bronco, grazie mille. No. Non l'ho capita. Bronco con la Y ha regalato la sub. Perché Bronco c'ha due account y. Perché è un perché cheater. Perché si regala la... Non poteva farlo direttamente, scusami. Eh no. Ormai che tristezza, no. Bro. Ma non c'era un cazzo qui dentro, grazie, scusatemi. Bello. Dicevo, Rust lo faremo tutti i giorni questa settimana. La settimana prossima lo alterneremo probabilmente ad altro. Vabbè, ho preso la tessera blu perlomeno, riprendo ottimo. Il fusibile. Metallo grezzo, uno scambio di tessere. Qui ci vuole una porta chiusa. Cioè. Vai caffè, mangio il bide. Ti... Come si apre qui? Bene, Bronco che fa le combo. E tu allora. Stessa, ragazzi. Non c'è la tessera blu, anche la tessera blu qua? Non l'abbiamo mai avuta la tessera blu. No, l'ho trovata io la porta con la tessera blu. No, vorrei... c'era. Come la capisco? Perché qua c'è una porta chiusa, però non so. C'è se... una porta con il tastierino di fianco. No, mi serve una chiave. Serve. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Ragazzi, ho messo altri 5.000 di legna. Nel... Orazio, grazie, Orazio Pinozzi. Benvenuto. Scusami. Benvenuto, Orazio Pino. In proporzione indebita dell'identità altrui. Ma come Bronco? Puoi disattivarlo il rinnovo automatico. Va bene, Bronco che si diverte a scrivere con i tuoi account. Pazzito completamente quello. Allora amici, intanto la nave io... qua si può andare, vediamo. La parte destra l'ho già esplorata tutta io, Settimana prossima poi dovrebbe esserci la live per i sub, anche perché un altro tavolo, del Marco. Mese... L'acqua uccide, no, credo. L'acqua uccide, no. Non lo so poi... perché sai, con i giochi ho preso la tuta da sub, ho preso. Cappellino lo metto qui, guarda. Il cappellino da notte. Ecco la raffineria. C'hai un po' di legna, Eliezer? No, l'ho lasciata tutta giù. No, tutta in tasca. Ma c'è già 190 dentro. Ho messo gli spuntoni anche nella cassa, Ma ecco cosa dobbiamo fare. Dobbiamo raccattare milioni di pietra per fare il muro. Adesso li vado a prendere. Quelle però milioni, proprio servono letteralmente. Vado a fare altre robe adesso io. È un... muro abbastanza largo vorrei fare per metterci dentro l'acqua, le coltivazioni. Ma ragazzi, per cucinare, oltre al campfire, cosa si può fare che magari va più veloce? Il barbecue. Sì, ma è barbecue difficile? È abbastanza facile. No, farlo. Vado a vedere se riesco, vedo a vedere se riesco a farlo. Perché ho trovato 24 di carne e un po' tosta col palo. Metallo ne abbiamo veramente tanto, quindi... Allora, il barbecue... Ma il muro non si può fare di metallo, no? Direttamente. Abbiamo più metallo che pietra. Non credo ci sia di metallo il muro. Perché abbiamo letteralmente più metallo che pietra. Ma voglia te. Metallo e legno. Dammi, ingranaggi. Pare, va. Però prossimo barbecue. Iniziamo... Satisfactory, quello non vedo l'ora. Farming direi che... Da lì dove... Farming sì, per adesso. Più che altro la mappa nuova è stata veramente vinculata, guarda. Aspettiamo direttamente il nuovo farming. La mappa più bella rimane... Sì, Vabbè, ma ci divertiamo perché comunque è un è sottofondo. Sì, però può essere è anche il miglior sottofondo che c'è. Ma tranquillo, Lucky, ti capiamo. Cioè, fare quel lavoro lì deve essere veramente pesante. Comunque, se lo fai di notte. La miglior mappa rimane comunque la... Quella... Ma è la seconda. Quella prima che abbiamo fatto di prova, quella dopo. Quella dove abbiamo fatto di più.
quella qual è la migliore? Eh no, che era la seconda, cioè la seconda era, no? Quella in America? Ricordo. Ma comunque stato sì, quella dove c'è il negozio vicino alla ferrovia. Sì, quella dove hanno fatto di più, sì, sì. Poi, vabbè, Minecraft ritornerà quest'estate, ovviamente. Quello sempre, la puntata di Minecraft estiva, beh, certo, quella ci sarà. A parte che, vabbè, quest'estate in realtà sinceramente adesso patch... come adesso non c'ho voglia per un cacchio di giocare. Ma siamo d'inverno. No, ma adesso vabbè, l'abbiamo fatto relativamente da poco. Abbiamo, tra l'altro, dovrebbe uscire delle cose nuove poi quest'estate. Anche nelle caverne dovrebbero esserci mostri nuovi, mob nuovi, quindi boh, sono curioso. Adesso sono d'accordo, cioè adesso preferirei giocare una cosa come Rust pure io. Rust, no, tra Rust e Satisfactory ne avremo un survival però proprio più così. Ma ti dico, io giocherei volentieri anche a Days, fosse vero. Osta. Fosse vero, un gioco a modo. Poi Minecraft è Minecraft, per carità. Survival per eccellenza, però. Sì, che rischi sempre... Cioè, ogni anno è sempre... Fai sempre le stesse cose meccanicamente, poi se no si aggiungono mostri, robe, già. Aia. Cercare la pietra. Aspettare che cucinano qua le cose. Decadimento 28. È una quella del castello, che è bella, però non è divertente come l'altra. È molto piatta quella del castello, è tutta... Escape from Tarkov l'abbiamo già fatto noi, ragazzi. L'abbiamo fatto Escape from Tarkov. È molto... Ci fa cagare, realtà... purtroppo, è una merda. No, cagare no. C'è un cavallo, lo uccido. Ho vomitato proprio. Non è, diciamo, tra i miei preferiti, però quando l'abbiamo fatto mi sono divertito. È che devi dedicarci veramente un sacco a quello. Nautica io lo vorrei in co-op, però non lo faranno mai, tanto lo diciamo da quando è uscito. Nautica in co-op sarebbe perfetto, durerebbe un sacco. C'è la mod, ma... Aspettiamo che finisce qui la legna, ci vorrà ancora un'ora magari... e mezza. Magari... Darà anche il nuovo capitolo di Raft. Ne fa un Raft all'anno. È uno dei miei preferiti, solo che l'abbiamo già fatto un po' che di non, volte. Non lo ricominceremo, ovviamente. No, no. Andrà avanti da dove siamo. L'abbiamo già fatto 3 volte. Era meno, ma vabbè, è inutile ripetere sempre le stesse cose. No, veramente sarebbe una ripetizione per la terza, quarta volta. No, ma adesso quando esce l'episodio nuovo, sì, andiamo avanti da lì. Via, non è... No, è fatto. PUBG era la mia prefe, purtroppo è andata a cercare. Deve uscire il 2 adesso. Allora, amici, ho 35 bistecche, adesso ne metto metà. Anch'io nella... ho ucciso un cavallo da... Ma adesso cibo ne abbiamo comunque un po', acqua, siamo abbastanza pieni. Adesso abbiamo i semi, poi di patate dobbiamo fare la coltivazione. Dobbiamo prendere la raccoglitore dell'acqua, giusto, per iniziare a accumularne un po'. Bisogna farlo quello, non è che lo devi prendere. Sì, 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 nel senso, qua... Tanto decimiliare. Qua non piove. Non è vero, però, siamo nel... vabbè che abbiamo il lago qua di fianco, che è acqua infinita, però... Sì. Ma no, PUBG 2 non è stato annunciato. Era un'idea, sono, no? Sono rumor che è in sviluppo. Però non avrebbe senso. Penso il seguito di una Battle Royale. Non ha proprio senso. Aggiorna quella che c'hai piuttosto che cambia. Lucky Luke, però se per favore posi il Campari, perché... sì. Vai a dormire, Lucky Luke. Fatti un sonno. Prima di continuare a scrivere cazzate e poi dopo un po' anche basta. Ora che mi prendo tutte le robe qua. Overwatch 2 mi intriga. Anche quello lì. Ma Overwatch potrebbe... 2 però non... Cioè, probabilmente andrà a rovinare completamente il brand. Però... È Christian, diverso. Grazie Christian. Cioè, avrà una campagna, avrà... Cioè, sarà... incentrato un po' sulla storia anche. Allora, senza un po' da quel che un cartello grande. Poi, ho finalmente cucinato, ragazzi. Probabilmente verrà rimandato al prossimo anno anche quello. Boh, andiamo a casa. Ma PUBG, cioè, nel senso, dovesse ripartire per bene. Ma non ok, è, ma no, non il problema non è ripartire per bene, è che è un gioco di terrificante PUBG, è che quando è uscito c'era solo quello.
No, quando è uscito io, cioè, io l'avrei adesso giocherei ancora a quello non che è era vero, quando è uscito. Marco. Mamma se sì, moro, ma tutta la vita proprio. Ma no, è ingiocabile, no, Marco. Ma adesso è cambiato adesso è ingiocabile, no, no, Marco, io ci giocherei un sacco, ragazzi. Poi ditemi quello che volete. Marco. Era veramente divertentissimo. Ma sì, perché non avevi alternative. C'era solo quello ed era, cioè, c'era veramente solo quello. Infatti, ma non è per quello, a me piaceva lo gioco, io non sono mai stato uno di quelli. Cioè, mettere... ma no, è che il fatto non è che c'era solo quegli altri sono più, è che PUBG era bello, ma era un gioco veramente fatto di merda. Vuoi mettere quello o Apex? I suoi problemi, ma cioè, adesso sparare è normale che meglio Apex, però per dire come gioco di la mappa, quello che facevi eccetera, mi piaceva un botto. Lo so, però è un gioco che non ce la faresti a giocarlo. Ma quello non è vero, secondo me. Cioè, adesso non lo faccio più anche perché ci ho già fatto milioni di ore e quindi non anche lo per so, quello. Marco, prova a riprovarlo, cioè riprovalo. No, ma l'abbiamo già riprovato, ma adesso non sarebbe la stessa cosa perché ci ho già fatto le mie ore. No, secondo me perché è proprio vecchio. Cioè, proprio oltre a vecchio già era terribile ai tempi perché ottimizzato di merda e tutto, era veramente fatto di schifo, purtroppo. That's a fire. A me piaceva tanto e cioè, fare c'è una gioco macchina, che... vado a vedere. Ma anche a me non hai capito, Marco. No, ho capito, è invecchiato, ma io non sono d'accordo. Cioè, non... se avessero mantenuto delle pezze decenti. Ma chi ha lasciato le porte aperte sulle casse, scusate. Io probabilmente. Se avessero tenuto bene con le patch il gioco, secondo me si sarebbe tranquillamente tenuto come si sono tenuti anche altri. E che... ma stanno inseguendo adesso un lievito più o meno aveva dei tempi morti che ti permetteva di chiacchierare, sì, quello innanzitutto per gli streamer perché se parli in generale era tempo perso e poi comunque c'erano delle partite che veramente tutto tempo morto e poi morivi senza sapere neanche da dove e quello succede ancora adesso, ragazzi. Ho ucciso due cani e un cinghiale. Avere tempi morti di mezz'ora e poi morire in un secondo senza manco capire da dove ti hanno cecchinato, no, ma non il problema non è quello perché quello lì è normale. Cioè non è che... più o meno. Beh, sì, anche in Warzone è così, se c'hai un cecchino... cioè su Warzone è ancora peggio. Perché su Warzone lì non te ne accorgi di dove ti stanno sparando. Quello lì è normale, se c'è un cecchino è normale che non ti accorgi dove ti hanno sparato. Sennò che cazzo il cecchino è? Il problema di PUBG è che girava di merda, era tutto è tutto legnoso ed è fatto proprio tecnicamente male. Perché il gioco di per sé è figo. Grazie Joker. Devo andare a riciclare, però. A me piaceva il fatto di stare, cioè avere anche la paura tra i palazzi, eccetera. Cioè, era bellissimo. Ma è il motivo per cui voglio provare Warzone. Poi magari mi fa schifo e non. Ancora? Guarda, adesso mi dice che ce n'ho uno di fianco. Proprio lo sento sotto di me ed è lì in fondo. C'era un riciclatore più vicino? No, era l'avamposto minerario. Faccio pure andare al porto. È il porto, secondo me. Ma cavolo, Z1 è morto. Ma credo che sia ecco, Z1 lo trovo quello lo trovo vecchio. PUBG era vecchio, sì, ma sicuramente adesso vecchio, è vecchio. Mo che t'accorgi che vedi il brillucichio del cecchino. A voglia te. Quello lì ti capita una volta. Cioè, anche su PUBG ogni tanto t'accorgi di un cecchino. Però... è normale che non ti accorgi di un cecchino e ti sparano. Anche non fosse un cecchino, cioè... sta arrivando un elicottero. Quello lì non è che perché è PUBG, è la gente che ci gioca. È normale, è una battle royale, non è che vai in giro... cioè non era Apex che va in giro correndo. Player unknown. Sono nudo io, mi sono spogliato. Ma sta arrivando l'elicottero? Sì, lo sento io, ma sono completamente nudo. Cosa c'è in giro? È l'elicottero. Ah. Non lo sento io. Adesso sì. Togliere. Vabbè, ma il vestito, scusami. La tuta quella radioattiva. No, la tuta è uno. È un indumento. Almeno ne ho. Ah sì? Quindi la posso rimettere? Tecnicamente c'hai solo uno slot occupato. Quindi un indumento quella. Ma lo metto lo stesso per sicurezza. Che se mi inizia a crivellare alla fine. Ma è un fondissimo. Adesso quanto si sente da lontano? Partirà con questa musica di tensione incredibile. Spero, se mi spara io cacco addosso, Forza è molto movimentato, sì.
Eh sì, Warzone è molto movimentato, solo che ci so, è una mappa strutturata tutta molto anche in verticale, tutto, quindi mi fa schifo al cazzo proprio. Io non ce la posso fare con Warzone, mi fa incazzare proprio. Ho giocato, ho scaricato 200 giga, l'ho disinstallato dopo 5 minuti. È vicinissimo, ragazzi. Vai via, elicottero. Queste non si possono prendere. Io vado al coso minerale. Ma ancora ci sono... Vabbè. Salgo sopra. Marco, mi aspetti che andiamo con la tessera blè? Sì. Lo sento nel culo, questo mi spara. Tanto tra un... No, non viene notte. Non è lo vedo là. È assurdo. Che paiura. Sto ignudo io. Ma sono già full? Vabbè, adesso devo... Non è vero che devo... Riclare un sacco di robe e poi mi si... Sperano gli spazi. Quanta pietra abbiamo? Perché stai incalzando così tanto la musica? E io la musica non ce l'ho, c'ho solo il rumore. La mongolfiera, poi. Allora, cos'altro ho da riciclare? Un piffero, questi li tengo. E basta. Andiamo a casa, arrivo Marco, poi andiamo fallo a grezzo lo butto. Certo. No, esatto, cioè PUBG avrebbe bisogno di un restyle grafico, un restyle di qualche meccanica. Ma in realtà no, avrebbe bisogno di un di un team di sviluppo, perché quello che gli mancava, cioè era la grafica, chi se ne frega alla fine. Io l'avrei giocato anche con quella grafica lì. Era proprio che era tutto duro. Era duro, quello sì, è vero. Era molto duro. Io per dirti, io però la vecchia... La... Cioè, quando guardo H1Z1 dico, ok, questo è vecchio per come è fatto. PUBG, ti giuro che io lo giocherei... Cioè, fosse... si fosse mantenuto un gioco per bene, lo avrei continuato a giocare, anche perché è stato quello che mi ha appassionato di più. E gioca quello su mobile. No, ci ho provato. Non... A parte che su mobile a quelle cose dove devo sparare non mi piace, proprio non mi piace. Ma, in... Ma anche sulla Switch, per dire, se devo sparare non mi trovo troppo. Preferisco stare qui seduto per bene o col pad fatto a modo che con... schifo lo zolfo che ti illude sempre. Dove sei, Moro, che ti venga a prendere? Sono al porto, sto... Ma in quanto si può salire sul cavallo? Prendo a uno. Gioco di merda. Non è mica da carrozza. E in due si sale sul cavallo. Ma ti fai male al culo. Quante l'avete di pietra? Zero. Ma adesso magicamente ne raccolgo un po'. Faccio nulla con quella roba. Poi vabbè, adesso Apex mi ha preso da morire perché a livello di... Cioè, per come si spara è il mio preferito. Sì, ma le Battle Royale di oggi poi non sono... Cioè, sono Battle Royale nel concetto, però non è... Cioè, PUBG era tutto un pochino tattico, non è che correvi e sparavi. Beh, tattici sono tattici quelli di adesso, sì, Moro. Nel senso, non sono... Ma come ho fatto a farlo? È diverso però da PlayerUnknown. Questa palma. PlayerUnknown ti dovevi tippare per terra e tutte le cose. Sì. Apex è di, attualmente quella cosa, la cosa che preferisco da giocare. Cioè, fuori live gioco ad Apex e, e ai giochi in single player. Qua. Devo andare a mettere giù le robe, Marco. Io, aspetta che qualcosina mi sa che la droppo, c'ho la carne. La carne di cinghiale che solo sa Mariola me la cucina su. La metto qua, pelle. Il grasso lo porto giù. Non volevo prendere il carbone, ma ormai... Allora... Tra l'elicottero. Poi mettiamo le ossa. Io lo sento ancora l'elicottero. Sì, anche io lo sento. Sì, sì, c'è ancora, c'è ancora. Qua metto la balestra, poi la ripareremo. Per menare c'ho le robe. Per il resto lo vado a fare. Ok.
No, devo riempire l'acqua, mi sa. Va bene, ho 500. Ci servono le rocce. Andiamo, adesso andiamo. Ho chiuso tutto. Ok, vado anch'io adesso, perché tanto. Ovviamente io ho un tic che chiudo sempre le porte, quindi forse non l'ho lasciate aperte io prima. In realtà Marco sotto le ha lasciate aperte adesso, quindi... No, adesso sì, ma perché tanto dobbiamo riuscire. Io chiudo solo quella di casa, poi le altre le lascio aperte se dobbiamo passare. Allora... È tutto a posto. Io lo sento ancora qua. Qua possiamo mettere Liezar se vuoi. Aspetta. Ci sono. No, ma tanto ci sono nella cassa due spuntoni, due barriere con gli spuntoni. Sì, le metto, aspetta. Mettile che quale cassa? L'ho messa in quelle sopra, una delle quattro lì. Forse quella in basso a destra, prova a vedere. Ah, scusa. No. Ah, ma aspetta, c'è una marea di carne da cuocere. Ma va male poi la carne cotta? O... No. Io l'ho. Aspetta, la cuocio. Ne ho messa adesso un bel po', Liezar. Sì, no, le cuoce tutta la carne cruda che c'è a sto punto. Allora. Amore, almeno prendici. Oh. Scusa, porca puttana. Poi devi fare. Poi devi prendere l'altra carne e devi tornare no, a casa. No, non c'ho voglia. Allora stai vivo. Stay alive. Ma andiamo. Se andiamo alla grande fossa di scavo, sarà. No, lì c'è gente che spara. Fammi vedere. Ma non c'è nessuno, da. No, gli NPC ci sono. Ah, gli NPC. A me non so che gli NPC adesso. Mamma mia, il tasto G per la mappa penso sia una delle cagate c'è più grosse del videogioco. La rete fognaria a sinistra, l'avamposto minerario, non c'era roba con le tessere. Che alla grande fossa di scavo probabilmente c'è roba però da però all'avamposto minerario c'è un botto di roba da lootare, eh? Cioè io vado sempre lì per lootare, cioè i frammenti di metallo lo fate tutti lì. Ma anche al porto, quelli li fai ovunque. Perché io volevo usare le tessere blu, se no andiamo sopra l'impianto dell'acqua. Andiamo all'impianto dell'acqua, dai. L'impianto dell'acqua mi pare non ci siano... Non sono portato niente da mangiare, però ho 336 da mangiare. Vabbè, in caso... di cibo. Abbiamo una marea di cibo adesso. Se in caso ti droppo io qualcosa. Ciao, Moro. Buonasera. Ma cosa vuol dire che nei cavalli non puoi tirare le frecce? Io non ho capito quella cosa. Diri. Dove è rotolata, ragazzi? No. Faccio un altro barbecue. Eccola. Buono, queste le scrappiamo pure. Devo rifarmi l'ascia, io me ne sono accorto ora. Vetrina del negozio la lascio qui, non me ne frega niente. Marco, che paura, ti stavo per sparare con la spada che è una mazza. Certo. Io ho la mazza bella. Ho la mannaia riciclata, oh. Quella è buona, c'è una macchina qui davanti. Trombazzo col cavallo, aspetta. Abbiamo una marea di frammenti. Ah sì, ma ferro, mamma mia. Madonna, quanto è andato veloce. Ottame. Ho visto, c'era qualcosa che è caduto e me lo son perso. Ho la mazza bella, sì. Dobbiamo fare l'impianto elettrico poi, eh. La voglia. E qua poi adesso arriva il buio e... C'è la magliettina. Cos'è quello? No, è Zolfo, m'ha fregato. Sono stato gabbato. Sta facendo buio, sì. Non ho le torce, Marco. Facciamo un falò. È una mongolfiera, eh? Ma il falò è proprio cosa stai fermo intorno al falò. Che dobbiamo fare? Se è notte, notte. Aia, te ce l'hai la torcia. Sì. Cazzo. Me la son fatta io. Che pare che non si può fare la torcia quella con cui spawni. Questa è pietra però, eh. No, non è vero. No, sì. Veramente... È lootabile, che mi confondo sempre. No, non è lootabile. Ma che musiche. Sono bellissime, però sto correndo nel deserto. Cioè. Io vado al coso dell'acqua, Moro. Nella prossima puntata di Rust Survival. Previously on The Walking Dead. I nostri eroi stavano correndo nel deserto. Arrivati a una centrale elettrica. Siamo giunti, mi sa. Cercarono di lootare. Siamo giunti. Come si fa a togliere le cose, scusate? Dipende, tipo i pantaloni. No, tipo il barbecue e spostarlo. Come sono si fa? Qua, t'aspetto. Con il martello in mano. No, ma lo fa fare. Una benda, attenzione. Non lo fa.
Forse perché non l'ho messo io, ma lo sapevo che dovevo portarmi il cappello. Per me io. Si vede che non lo puoi spostare. L'hai messo devo di portarmi merda. Il cappellino, devo portarlo. Ho messo Mark, l'ho messo. Cosa? Che cosa? Barbecue. Cosa? Lascio qua. Cos'è che non riesce a fare? Non si può spostare. Lascialo lì, perché il problema da non è... ne volevo mettere un altro perché ne ho messi due. Perché... Non copre la finestra, non copre nulla. Metterne due di barbecue, ci sono un sacco di posti dentro. No, ok, però volevo metterli vicini. Allora, io non vedo un cazzo adesso, Marco. Dove sei? Aspetta, vieni qua che ti faccio luce. Andiamo in giro insieme. Ti vedo. Buonasera, allora. Buonasera. Se troviamo... Ce l'hai del carburante di bassa qualità? No, perché sennò io avevo... dei frammenti di metallo. No, li devo fare. Infatti mi serve il... Perché posso fare la lampada, posso fare... Fai vedere qui dentro, vieni qua, Marco. Ancora l'elicottero, sento. Qua dentro c'era la cassa, l'ho già vista e... Ah, ok. Basta. Io lo sento ancora, è veramente uno schifo su Rust, però. Ma c'è l'elicottero, Marco, lo ma senti perché non va c'è... via? Mezz'ora. E non va via, Lego, perché dovrebbe andare via? Si è gira tutta prima, la mappa, ma sta anche se non lo butti giù. Prego. Andiamo qua. Andiamo da questa parte. Faccio un buco, però non so, vediamo. Sì, è solo che... Vabbè, che tanto lì sotto è notte comunque. È quindi... uguale. Dobbiamo trovare le porte... Non vedo, Marco, se non mi fai luce... Ecco, grazie. Ma non puoi farti la fiaccola intanto, scusami. E non si può craftare la fiaccola. Come no? Che cagata. Non lo so, non mi pare. Cioè, c'è la lampada, la lanterna, però se non c'ho il carburante di bassa qualità non la posso fare. C'era anche l'elmetto, cazzo, potevo prendere l'elmetto. L'elmetto l'avevo trovato io, era veramente ottimo di notte. Solo che ti serviva il carburante. No, più che altro qui mi sa non lo posso neanche mettere l'elmetto. Qua ci sono nemici di solito? Non mi pare qua. Ho dei rumori particolari. Bella, l'arco me lo tengo. Qua c'è un'altra scala, o saliamo o andiamo avanti? No, vai, vai. Proviamo a esplorare sotto prima. Però porti a qualcosa più che altro. Un gioco del genere su Switch esiste? Oddio, proprio così no. Credo. Ark. Ci sono c'è vari su survival. Ark. Forse c'è su Switch, non so. Ma c'è qua. Questa roba da riciclare, il metto a secchio. Questo cos'è? Pippo elettrico, va bene. Io voglio scappare, c'è un botto di roba da riciclare. Ma si può salire? Dove andiamo? No, andiamo dritti. Vogliamo andare dritti, dai. Andiamo dritti. Proseguiamo la nostra strada. Oh no, che Marco. Palle. Un altro Enrico Ruggeri. Un bivio, sì. Andiamo qua a destra. Ieri l'ho trovato nelle ma basta! Ma quanti pertugi! Andiamo di qua, mi ispira di più. Ma qui siamo usciti. Lo so, però almeno dopo rientriamo da qua. Rompi, Moro? Io ti faccio luce e tu rompi. Vai. Non vedo, Marco. Ah, qua. Un emote. Ah no, cartegno di legno enorme. Emote. Cartegno. Questo cartegno? Si può lootare? No. No. Marco, vomito. Allora, te basta di girarti. Ma perché ti cerco per farti luce. Ma non devi illuminare me, devi vado illuminare... Vado a sinistra, vieni. Andare. No, voglio andare avanti. Andiamo a destra, siamo andati a destra. Marco, ti ho perso. Bestia. Siamo riusciti otra vez. Qua. C'è un barile lì comunque. Dov'è? Qua, dritto qua. Bestia. Sarà solo... Aspetta, dei peni di pollo. Vai. Ottimo, dove vuoi andare? Ritorniamo nel buco? Non lo so, Marco. Torniamo sopra, mi sembra sia inutile andare nel buco. Non so dove siamo, tanto. Allora, ma case non ce ne sono in questo posto? Sottoterra, dubito. No, dico in generale in questo posto. Siamo stati solo sottoterra, sopra ci saranno. Questa qua si può attivare, vero? Non penso. Troppo proprio. Freddo, mi dice. Sono nudo, no? Sì, siamo nel deserti. Vabbè, meno... cioè 3 gradi va bene. Andiamo dentro gli edifici qua. Lassù c'è un qualcosa che lampeggia di verde, Marco. Andiamo a vedere. Qua c'è una... cioè, non lampeggia, però è verde, dicevo. Ma non c'è la scala qui?
Qui, dove sei andato? Scusa. No, cioè, ci dovrebbe essere una scala, ma non era vero. Vieni qua. Qua c'è roba da lottare, ingranaggi e teste di cacchio. Ti ho perduto. Sta lì nella... nel no, ma c'era roba sotto anche. Vieni qui, vieni qua. Hanno un telefono. Okay, chiamare, lassù non... c'è il coso da mettere il fusibile, ho visto le scintille. Ok. Il fusibile ce l'ho a casa io però. Prego. Qua è pieno di roba. Spero si possa riciclare però sta cazzo roba. Cazzo siete andati fino all'asso. Aspetta che non vedo una pippa. Grazie Chievo. Grazie Chievo. Ho usato tutto, moro sono un razziatore. Qua no però. C'è una pila, un sacco. Tavolo di miscela ce l'ho già, l'ho portato a casa. Lo ricicliamo. Dimmi che si può fare più che altro. Oh, si è incastrato. Allora, qui... porta. La porta di che colore è? Fa vedere. C'è un tavolo, è eh? È verde, questo è verde. Ah. Posto. Ma scusa, si poteva aprire da dentro questa verde. Va bene, bene. Non ho usato la... No, mi si è chiusa, Marco, riaprimi. C'è il pulsante. Prego. Ragazzi. Cosa bussi? Bussi, qua c'è un tavolo e una situazione pelvica dove che probabilmente ci porterà qua la morte. Qua ci va... No, qua ci va il fusibile... Per possiamo andare a seguire i cavi, solo che adesso con tutto nudo, non, cioè siamo è notte, non si vede un piffero. Dobbiamo aspettare il giorno per sta roba qui. Non manca moltissimo, eh. Spero, perché mi sparo. Spero mi sparo. Allora, qua no, sei veramente un trombatore, moro. Siamo chiusi? Eh no. Oh madonna. Dalla... Cosa madonna, già la porta su. Oh signor, moro, oh signor. Veramente una signora anziana. Andiamo di qua. Madonna, che schifo. Ma perché qua si blocca? Che problema c'è fa, il gradino, tu? Marco. Hai il gradino nelle scale, mi metti. Allora sarà metti uno scalino scale più alto. Qua c'è una cassa, fammela cassare. No, degli occhiali per il porno in 3D? No, fa vedere. Mettiteli, io ce l'ho già, l'ho portato a casa. No, forse sono morto l'altra volta con questi qua, non mi ricordo. Marco, poi non lo fare. No, non lo faccio. Ci sarà una discesa. Morbida, dici? Ma io sono bravissimo, guarda, scendo di qua e non mi faccio niente. Hai visto? Allora tu mi apri di sotto? Mi apro di sotto. Tra l'altro mi ha fatto sanguinamento per mezzo millesimo di secondo. Quello. Ma però non vedo io. Ma è morto. È passato? Non... No, non vedo dove devo andare. Moro, ti faccio luce, vieni. Oh mio Dio, ragazzi. Moro, ti sto facendo aspetta, luce. Aspetta, la scala era di fianco qui. Ah, vedo. Corri, Moro, corri. C'ho corri, Moro, corri. Si è chiuso. Aprimi. Sono uscito. Posto. Allora. Mi hai accecato fortissimo. Moro, dai, ancora. Il giorno, dai. Così, tipo. Non lo farei più, mi hai fatto male. Allora, dobbiamo trovare quella blu. Aia, ma smettila! dobbiamo trovare quella blu. Non vedo i miei passi. Cosa adesso, trovo? Guarda! Grazie, la adesso luce. È un po' meglio. Aspetta, grazie, ancora non Chievo. Sono sicuro di me stesso. Grazie, Chievo. Non so se l'ho sentita. Forse l'ho talmente concentrata. Ah, grazie, bello. Grazie mille. Basta, posso toglierla. Cioè, in realtà non vedo niente anche se la tolgo ancora, perché i colori sono strani. Sì, però. È ancora puzzel un po'. Ma secondo me è un posto del cacchio. Cioè, ci puoi fare le magambe se c'hai gli oggetti, ma... ho bisogno di un riciclatore. Sono pieno di cacca, io. Adesso Marco lo troviamo. Se no ce ne andiamo... Sta piovendo, mi sa. Facciamoci credo stia piovendo, sta piovendo, sì. Ti ho perso, comunque, fa vedere. Non importa, Marco... Però non si vede un cazzo! Non si vede. Ma qua c'erano due edifici, dai. Tonks. Non c'è niente da raccogliere qui. Ma non sto facendo niente. Il riciclatore, Marco. Allo stai. Te lo pingo. Fammi vedere. Vedo forse. Sei in questo palazzo. Sopra, sì. Sopra. Tanto fammi riciclare le robe a me. Ma che posto brutto dove l'ha messo. Marco. Ma non c'è anche nella palude un posto del genere? Pare che nella palude c'è un posto del genere. Nella parte paludosa della mappa.
guarda te. Nel server c'è qualcuno adesso? C'è FFake e basta. Un attimo, Marco, Fallo. Mi hanno sparato. Come? Credo siano i porti. Uno scienziato? Non lo so, sono qua alla grande fossa di scavo e mi hanno sparato. Moro, controlla la fame poi, per favore. No, c'ho 234 ancora. Ok. Tieni. Allora, voglia qui. Ma da dove? Ah, là sopra. Quanta gente? Nella foresta. Guarda, il coso di scavo c'è un botto di gente. Ho visto, infatti me ne vado. Adesso Moro voglio andare in un posto fico, però, Ma qui, porca miseria, non c'è niente. Se ora andiamo alla palla. La palla, non lo so, cosa c'è alla palla di bello? Le casse sopra, dici? Le casse sopra, sì. Serve pietra, non l'avete trovato un pochino? Assolutamente. Io non mille, Eliezer. Non ci facciamo niente. No, ma infatti adesso andiamo a cercarlo a modo. Io la sto cercando in giro, ma veramente qua nel deserto ce n'è ben poco. Ragazzi, sto facendo a parte che mi si è svuotato l'inventario ed è così bello da guardare, ma poi ho fatto veramente un sacco di materiali. E ho scoperto che avevo una sedia di legno. Bella. L'ho messa e mi ha dato il legno. Quindi... No! Non lo sapevo che era di legno. Mi sembrava di plastica quelle da giardino. Ma è bellissimo comunque. Quelle per giocare a rubamazzetto con tuo nonno. Sì. Proprio. Le sedie sono belle. Di Moro questa qui. Le sedie, le sedie. Comunque hai perso un'occasione, Moro. Perché? Perché potevi farci un'altra canzone nuova con l'autotune su queste sedie. Perché? Per lanciare una nuova hit. Cosa fai? Ti fossilizzi sulla prima. Certo. Ma è Mirabella questa qui. Mirabella. Mi è esplosa una macchina. Una cassa fica. Un mitra. Oh, sì, un corpo di un SMG. Ah, ce l'avevo anch'io, l'ho portato siringa, in casa. Una siringa di chiura. Siringa di culo. Devi vedere lì nell'altro. No, te guarda in questo, se no. Guarda in questo. Guarda in questo di qua intanto. In mano il ci sono le gran robe mediche sotto qui, aspetta. Un kit medico grande. Ma dov'è che si farmava la roccia che dicevano che c'era? Ma questa mannaia è fatta con il cartello stradale. È forte. Ma non quello. C'è nulla qui, ma che scusami, sarà... ma ti fai salire. L19, L20, quella montagnetta lì. L19, però... vabbè, vai qua vicino a noi, vado a vedere. Devo fare il parkour qua sopra. Fate un barile, un barile. Pipponi. Sì, non c'era niente. No, uno solo hanno fatto. Porca bestia. Marco, qua mi ammazzo, eh. Senti, io dei teli mi sono... Alle 20 e alle 19, vado subito a vedere. C'è una cassa no! medica. Eric. Che culo, Marco. Ho fatto un medico. Un medicot? Sì, un medico. Ho sbattuto il fianco, Tanto fammi controllare qua avanti, va. Qua Nanz. Metallo grezzo, lo lascio qui perché non ho più voglia di prenderlo, ne ho preso un botto già. Io mi sto muovendo sui tubi, eh. Che pagliuca. Barile di carne. Sono veramente Stranger Things questa. Decisamente musica. Troppo male, ragazzi. Tanica di Propanus. Avrei potuto rimetterci la vita, eh. Chi è questo qua? Ah, il mio cavallo di prima. Che paura. Ora voglio cambiare posto. Mi fa veramente splettare dal bus questo qui. Ma qua sopra c'ho le casse ficcanti. Devo fare il parkour. Esploso qualcosa. Cos'è stato? Passa le macchine che esplodono. Non lo so, è esploso... Una bella esplosione. Era bella, bella... Piena. Il muletto si può guidare? No... Ce l'ho fatta, ragazzi. Master of Pities. Master of Penis. Rottame e Cordoba. Allora, dello schifenzi. La motosega ha trovato. La motosega a farmi la legna. Vado a riciclare altre due robe. Nelmo ficcante, buono. Lascia. Bella merda. Ansia terribile. Pur comunque, oh, ragazzi. Adesso mi ammazzo, mi butto. Amici, comunque sotto, voglio lanciare una. Io voglio far partire una nuova sfida in questo canale. Poi più avanti, non adesso. Adesso siamo più chill, più tranquilli. Mamma. Dobbiamo andare in un server a caso e resistere.
Ma se non lo fai adesso, non... tra una settimana Rust è già morto. A parte che no, ma non è vero. Cioè, anche prima che tornassi di moda c'erano tante persone che giocavano. Sì, voglia. È vero. Era molto pieno come... Ah, ma c'era il carburante, Sara. Ma è esploso di nuovo qua... Ma sto iniziando a pensare che non siano esplosioni. Voglio andare a vedere. È un brutto suono, semplicemente. Quella qua torretta, dentro, voglio andare lì. Qua dentro, qua dentro. Tappeto è sempre comodo. Ma... Io sono stupido però, ragazzi. Ma porta blu, tavolo, ma si può entrare però, mi sa. Porta, hai trovato la porta blu, Marco? Sì, ma mi sa che la porta dove abbiamo fatto le cose le abbiamo riciclate, eh? No, no, aspetta, arrivo. Sì, è, è una porta blu. No, non è vero, è una stanza chiusa, c'è dentro roba. C'ha il tesserino per entrare. C'ha il telefono e la caccata. No, aspetta, mi fa solo bussare però. Perché ci vuole la tessera. Ma come la metti se ti fa solo bussare? Qual è l'interazione? Devi fare... Però allora, innanzitutto è accesa? No, mi sa di no. Non è accesa. E bisogna accenderla mettendo il fusibile là dove eravamo. Ma prima. Ma vado a casa? Recupero il cavallo, vado a casa. No, a prendere... c'ho già tutto. A posto. Allora, basta seguire il filo. Perché noi siamo elettricisti, lo sappiamo per questo, Sì. Che è logica base. Guarda come faccio il limbo. Bravo, Marco. Non ciao, Agos. Che entri, tanto devo andare a mettere solo il fusibile qua. Faccio compagnia. Marco, ma adesso non possiamo più uscire. Perché? Devi stare fuori a... Vabbè, faccio il giro, tanto so il trick per non farsi male. Fare così. Poi metti il prepuzio da questa parte, fa hop. Ma me lo puoi far vedere anche a me? Io, non lo so, io mi buggo su una texture che c'è a metà strada. Comunque ti apro. Grazie gatto, il gatto. Che mette le emote del gattolicesimo. Benvenuti, sono... belli. Benvenuti. Sono già fuori. Ah, bene, c'era bene, il sentiero, bene. C'era. Bene, bene, bene. Benvenuti, benvenuti a tutti, però grazie gatto. Quella è nata lì, porca vacca. Sì, che è nata lì. Sì, due anni fa, preso ormai. Ma forse più o meno, però. Ah, c'ho le dita bloccate, ragazzi. Mamma mia, che belle. Ma al momento non c'è il farming di rocce in questo punto di farming di rocce. Ah, io ieri sono andato durante la live e c'era qualcosina, ma non è così. Ma se tutti vanno lì, non è che... Ma non c'è nessuno. Ovviamente ma non c'è già fatte. Moro. Non è acceso. Non l'ho acceso, Marco. L'ho messo al fusibile. Mi sono scordato di accenderlo. Grazie a Big Fish. Morelli. Grazie a Little Red. Tanto riciclo. A Cantaware. Grazie a tutte e tre. Sempre. Grazie, belli. Grazie a tutte e tre. Grazie, siete belli. Molto gentili. E anche a. No, basta. Cantaware. Ma sì, anche a. Pippo. Pippo. Grazie, Pippo. Per l'ottimo modo in cui. Pippi. Ma nel cattolicesimo, è il gattolicesimo. Scusa, dici e poi non sai che figura ci fai. Ma perché probabilmente è gente che è arrivata dopo, magari ha perso il periodo del gattolicesimo. Ma ti pare che gatto va a far propaganda al cattolicesimo così? Aia. Io aspetto davanti alla porta azzurra, Ma se, guarda come viene giù la pioggia, siamo proprio giovanotti. Non nuovo se non faccio in tempo. Come si crafta il binocolo? Si può solo trovare? Mi sa di sì. Che palle. No, non si può craftare invece. Frammenti di metallo e ingranaggi. Ah, ma era di là. Frammenti di metallo e ingranaggi. Perché c'è una miniera qua, ma dentro la miniera. Ma ragazzi, gli zaini ci sono? Sì. Per tenere più roba, no, vero? Immagino di no. No, non mi pare. Adesso hai sbagliato anche un O con uno con l'H, però scusami. Ah, ecco qua le rocce. Arrivo, Marco. Sono delle cose fosforescenti, cosa sono? Oh, vediamo. Ma ti sei dato... O ti sei sempre trambato in faccia, ti dai, quando apri le porte. Un'altra mazza. Le inferriate di medallo.
Buono, ammazza, bene. La porto a casa che... Quelle le dobbiamo mai. Studiare però. Eh sì, perché poi possiamo fare... Allora ragazzi, i rifiuti tecnologici che faccio? Un'altra di metallo, buono, un generatore... Buono. Moro, cos'è successo? Hai sentito? Sono dei tuoni. No! Ma... Accendiamo qui. La tessera rossa. Ho acceso qui ma non so per cosa è successo. E qua devi mettere... Ma è una città lost, no? Dai. È una città? Una città lost, non credo. Cosa? È il numeri da mettere sul computer. No, ma non penso. Penso sia semplicemente un computer vero. Perché nella stanza in cui mettevano i numeri sull'host, che in realtà era un bunker, scrivevano su un computer del genere, ma penso fosse semplicemente un computer vecchio. Non è però non so, scusa, cosa fa attivare questo? Non è che è sempre qualcosa qua in zona. Ma magari c'è la porta rossa qui comunque. Boh, può anche essere. Vado a cercarlo. No, Moro, siamo chiusi per sempre. No, devi premere qui, Marco. No, Moro, alla fine. Ok, devo ammazzarti, devo mangiare. Ah, sono arrivato in The Forest. Vado... Ma okay, aspettate, ragazzi, no, vi devo fare la domanda. Ma i rifiuti tecnologici, che ci faccio? Servono... Cioè, li puoi sempre riciclare, però servono per craftare anche altra roba. Me li tengo, allora, questi. Però devo riciclare lo stesso, salgo su. È una grotta con un buco in fondo con degli spuntoni. Ma anche la mazza, quella... No. La mazza chiodata, ne abbiamo già due, che faccio? La riciclo o me la... Io la riciclo la mazza chiodata, Moro. Ce ne abbiamo già due, mi occupo solo... Ma è comoda, spacchi subito ma c'ho la mannaia. Vabbè, dai. La mannaia è più forte. Aspetta, fammi riciclare i cazzi qua. La riciclo. Questi servono per fare l'armatura, ma le riciclo. Dici di riciclarli i cosi tecnologici, Dabbo? Servono per i rottami, allora li riciclo. Ah, che danno un botto però. Prendi tu la roba che ho messo a riciclare. Sì, sì, poi. Sì. Ma hai messo anche la tuta? Sì, ce ne ho, ne trovo sempre 7, ce l'abbiamo tanto. Dabbo, c'è anche la tessera rossa da fare qua. Vado a vedere giù di qua. Comunque la cosa migliore che ho trovato è il kit medikit. Il kit medikit. Il kit medikit ogni volta, Marco. Ma impara a fare il sesso. Ma questo che cos'è? Perché mi ha dato ste cacate? Vabbè. Dabbo, cosa vorresti dire, scusa? Ma la corda non la voglio. Ok, non c'è, se non c'è torniamo a casa. Torniamo a casa oppure, Marco... Andiamo a farci il carro armato. No, vieni che hai le cose di metallo da imparare che dobbiamo farlo poi. Ma non c'abbiamo il banco per impararle tanto. Lo si fa. Dove c'è il banco per studiare le cose? Ma io continuo a sentire esplosioni che non sono tuoni comunque, ragazzi, Parabola, ci sarà la parabola? Non mi ricordo dove cazzo c'è il coso per studiare le robe. Andiamo alla parabola, dai, voglio andare a prescindere. Sono curioso. Il mit che dico. Mamma mia che belle. Via, Joker. Perché si è rotto. Ragazzi, ma il banco da lavoro ci serve o il banco? No, il banco per studiare le cose. Il tavolo di ricerca Si può fare? Ho capito, ma fai il tavolo di ricerca che lo usiamo solo quella volta. Vabbè, quanto costa? Puoi farlo. 200 frammenti di metallo. Ne abbiamo 7 miliardi. Ma sì, io voglio craftare tutto. Voglio essere un collezionista di craft. E sottiletto. Devi fare anche i vari banchi di lavoro. Ma non andare a lavoro, uno ce l'abbiamo già. Quelli li possiamo mettere tutti fuori, tanto. No, ma uno è già stato fatto dentro. No, quello così. Dove dentro? Con la torre là. Ma poi nel. Lo siete voi, dentro nei quadrati? Cioè, dentro nei. In casa, poi non so dove. L'ho visto, okay. Là, era nei corridoi esterni. Pom 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 parara, pom pom pom. Del cibo. Sto andando alla parabola di canapa. Va bene, arrivo anche io. Volevo andare sopra qua. Ah, io sento delle esplosioni. Queste sono esplosioni, non sono tuoni. Berretto da baseball, bellissimo. Vado bello, sopra il è come me, pazzerello. È un elmo da minatore qua. Una muta da sub. La prendo, dai, poi la riciclo. Un'altra torcia, questa la piglio. Pam!
Mamma, sono fortissimo. Ruota girevole, rottami, che è? Cosa serve la ruota girevole? Vabbè. Non ricordo se Marco aveva fatto i due. La ruota girevole è bellissima, la mettiamo in casa, ci puoi disegnare sopra. No, io avevo fatto l'altro banco. Che schifo, ragazzi, che schifo. Petrolio grezzo lo prendo. Carburanti bassa qualità. Moro, ti vuoi fare la lanterna dopo? Non so quanto ne serve in realtà, mi sa che ne abbiamo troppo poco. 25. Moro, ho trovato una lamiera. Io voglio tornare al riciclatore. E lo troveremo là. No, infatti mi sa che ce l'ha. Tubo metallico e tubo di carne. Bronco, ma... Ma che ridere. Oh, Liezar, ma che bel giacimento di pietra. Prendi tutto che serve. Tornare verso casa. Geppetto. Tra l'altro c'è l'altro piccone che è fortissimo. Ma poi ritornerà notte, quindi... Io voglio ancora. Eh no, è la pioggia che inganna, Liezar, Ah, è che è passato già... Fortunatamente non dura come su Minecraft, che la notte dura come il giorno ed è sempre una rottura di palle. Sì, no, lo so, conosce. Infatti è molto veramente dei bombardamenti, questi non sono delle... Sono dei bombardamenti, sono l'acqua. Ho due, aspetta che ballo la tectonic un paio di volte. La technologic. Technology, un'altra cosa di pietra. Guarda, ho sbagliato strada, ho trovato un botto di pietra, bene così. Se un botto vuol dire che ce ne serve ancora altri 6 o 7 di botti, però. Ottimo. Per l'evento di Resident Evil, no, non penso. È un cavallo, sì, ci arrivo prima. Se tu vai alla parabola... Vuoi andare da un'altra parte tu, così ci dividiamo? Vediamo se la troviamo. Boh, qua c'è il fienile. Tanto c'ho il cavallo adesso, sono nel mondo di Lady Oscar, ho trovato il fienile, cosa uno squarcio di mondo bellissimo. Allora, sono arrivato, Morelli. Ma come Gianluca? Quindi non cavalli al fienile, giustamente. Vediamo un po'. Stai fermo, scemo, che mi fai cadere. Potrebbero esserci gli scienziati? No, alle parabole non mi pare. Sono in allerta comunque. Bene, ho trovato una lamiera. Non proprio quello che volevo trovare qui, ma ok. Mechabell! Embower? Ma questo non può essere un tuono, ragazzi. C'è un problema evidente nei suoni di questo gioco. Una chitarra. Lo lascio lì. Allora. Ma no, le parabole non è che ci sia sta gran roba, Non sto trovando ste grandi cose, Però ancora devo finire. Vediamo se la svoltiamo o è stato un viaggio inutile. Beh, come ambientazione giallo un pochino. Forse il modo in cui si muovono i personaggi in prima persona, che te lo puoi ricordare, che sballonzolano tutti un po'. Però succede in un sacco di giochi in realtà, non solo in PUBG. La terza chitarra non la prendi, no. Devo fare, ragazzi, che flop, Che flop. Che flow, ragazzi. Ah, ho trovato un tavolo da ricerca. Però ce l'ho tutte io le inferriate di metallo. Non puoi avere il progetto di questo elemento, va bene. Vabbè, ma lo posso creare adesso, lo creo. E anche di questo. Non posso riciclare questo. Banco da lavoro livello 2 serve per fare questo. Il kit medico. Questa roba può essere tutta utile. Come si fa a fare? Scusa, io metto l'oggetto e poi mi dice il costo e poi cosa? Non posso fare niente. Ah no, ok, ho capito. Faccio il tavolo da ricerca. Ho capito. Ma ce l'ha trovato Marco? No, ha detto che l'ha trovato il tavolo da ricerca. Sto riciclando il... No, ma è già piazzato da piazzare, Marco, l'hai trovato? No, l'ho trovato già piazzato. Vabbè. Sto facendo il medikit, ma tanto ragazzi. Non ci serve, cioè... Penso che ci servirà per veramente poche cose. Beh, se lo vuoi fare. Vabbè, ho imparato il progetto del medikit. Però serve il banco. Ah, perché devo farlo al banco. Ok. Yeah. Dove l'ho messo, Mark? Questo è il banco da lavoro. Ecco, vedi, la mannaia adesso la posso fare. Vedi? Questo è il banco Stonks, ragazzi.
Non è questo è il banco da lavoro, ok. Abbiamo un banco da lavoro livello 1. Ah, però adesso non ho più la mannaia. Vabbè, non importa. No, te la distrugge. Non importa, non importa. Preferisco così, sinceramente. La posso fare quando voglio. And I was into the stars again. The satellite. Eccola qua. Si fa? La faccio subito, guardalo. No, mi serve il banco da lavoro. Porca, vabbè. Tornerò a casa dopo. Va cioè, magia al riciclatore. È l'unico che non serve alimentazione, praticamente. Metto da ricercare. Dovrei tornare questo. A casa perché... Aspetta, Moro, al supermercato posso craftare roba col banco da lavoro? Assolutamente no. Non c'è il banco da lavoro, devi tornare a casa per quello. Devo tornare a casa. Me lo crafto qua in giro, zio. Lo lascio qua, poi lo rompo. Sto ricercando qualcosa dal tappeto, vediamo cosa mi tira fuori. Vabbè, ragazzi, a sto punto me ne vado all'avamposto minerario. L'ho tirato fuori. Faccio un giro all'avamposto minerario. Che sono in giro. Il progetto del tappeto, giustamente. Occhio che ti rompe le cose che metti dietro. Sì, era un tappeto, era una cosa inutile. Era solo per provare. Ok, quindi io un po' di pietra ce l'ho, vado. Ho veramente paura i tuoni. Penso che ridere se ti può colpire un fulmine. Sai che comunque è quasi più facile aggiornarla in lamiera che in pietra. Avevo molta più. Oh, ci abbiamo fatto una live Bloodshot. Abbiamo cosa? Fatto una live sui nostri giochi, i nostri Game Awards. Ah, sì, abbiamo detto giocato. Anche i flop nostri. Non me li ricordo, sinceramente, se no ti avrei anche risposto. Pusteria! Così. Queste li mangio. Allora, vado a casina a depositare la roba, poi voglio andare. No, alla cava quella tutta a destra, la cava HQM, lì c'è roba. Ho già finito la pietra. Eliezer, io torno a casa ma ne ho 3000, non pensare che... Fatto quella che ho trovato. Non ci manca tantissimo, però... Magari adesso, aspetta, adesso che piove ricrescono. Ho trovato un giacimento. Anche io. Non ci manca tanto tanto, però almeno 5000-6000 tutti. La voglio, ce la facciamo. No, anche di più, colmi. Ce la facciamo, ce la facciamo. Ma ne ho già 4000, ne ho fatti altri 1000. Un'altra patata. Una patata. Un altro giacimento, un altro giacimento, due di fila. Ma il banco da lavoro livello 2 dobbiamo fare. Ce l'ho già. Vogliamo? No, di lavoro io ce l'ho di... No, noi abbiamo fatto il livello 1, c'è cioè qua. C'è anche il 2, Eliezer. Dov'è? Dietro. Ah, e allora ci manca il 3. Oh no, allora, quello è un bastardo. Lo ammazzo, ragazzi. Faccio capire. È un altro giacimento, Eliezer, si arricchi. E quanto c'ho 1200 di pietra. No, però chiede il banco livello 2, Marco, non sei sicuro che c'è. Ce l'abbiamo, devi andare al banco livello 2 a farlo, però non al banco livello 1. No, potrai richiedere... Devi stare dentro, devi farlo... Ah, l'hai studiato? Da dentro? Cioè, l'hai fatto, l'hai... No, studiamo i suoi movimenti, no, studiamo e poi lo ammazziamo. Aspetta, di botte. Dopo arrivo a casa, vediamo. No, perché... Perché io ho fatto tutto dal banco livello 2, da eh. Fabbricare. Ho 7000 di pietra, ragazzi. Perché... Dove ho messo il cavallo? Scusa. Catarro, dove sei? Eccoti. Se ovviamente su... si chiama Catarro. Se vado su banco di livello 3 mi richiede banco di livello 2 richiesto. Oh mio Dio, ragazzi, che male. No, devi fare delle cose al banco livello 2 probabilmente. Sono al banco livello 2. Ma devi fare proprio, devi completare delle cose. Andare, apri l'albero delle cose del banco livello 2. Poi si apre. Ti apri l'albero degli oggetti in alto dovrebbe essere. Apri albero. Ti fa vedere la lista e lì minchia. È da fare. Poi rottami. Roba. Quei rottami probabilmente devi farlo. Ma non c'è, ragazzi. Chi mi spara? Chi è Catarro? Praticamente, Eliezer, ti servono rottami e poi devi andare avanti nell'albero. Aspetta, che dov'è il banco? Quanta roba. Pure intelligente, non ho visto cosa ci serve, più che altro. Cazzo. Non c'è nulla che mi sta sparando. Oh, dei pollini! Ho trovato dei pollini! Aia, mi sono stato colpito. È notturno, c'è cioè anche. Eccolo, da qui lo vedo almeno.
Allora, ragazzi, un botto di roba, un botto di roba qui. Finestra di vetro rinforzato, porta del garage. Vabbè, il botto no, di pelle. Cazzo, è invisibile. No. Satellite. Ah, sto combattendo contro un nemico invisibile e non è Dabbo. Ah, Moro, c'è il cane che ti cammina di fianco? No, che non no. È di fianco. C'è lo scienziato che... Ok, gli ho fatto Eddesiotti. Io devo stare attento che qua ci sono gli scienziati. Ecco, adesso lo vedo, si è spostato lì dietro. Ma non l'ho preso, non si sa come. Ragazzi, un ascensore. Io ancora devo capire cosa serve. Perché dovrei trovare un ascensore? Come lo utilizzo un ascensore? Non fa un grattacielo. Capito, ma... Non hanno niente. No, delle volte sì che hanno. Lo splitter ci può servire? Lo technologic. Vabbè, intanto mi scappa. Ho colpito il barile, ho colpito. Ecco, lancia Ratzinger. Ragazzi, vado a ricercare. Ho fatto headshot, ma mi devo curare come le bestie. Il banco lavoro livello 3 non l'ho capito, non c'è modo di ricercarlo. No, detto, devi fare tutte le cose dell'albero. Ma non è vero, perché l'1 e il 2 li hai fatti. Ma il 3 no, è più difficile. Fai oggetti fortissimi col 3, quindi ci richiede più situazione. Tanto per io ora ce l'ho da craftare il banco di lavoro livello 3. Ma no, non ti richiede il 2? Devi farlo il 2 per forza, Moro, è impossibile. No, che lo devi puoi craftarlo stando al banco di lavoro. Ma non basta quello, Moro. Devi salire nell'albero della ricerca. Stesso. Devi pagare rottami e fare le robe che ti chiede per arrivare a quel... Che ci avevo provato anch'io, ma mi pare che ti chiede... No, non lo voglio fare. Ma scusa, sicuro, Salvador, perché io sono qua al banco lavoro livello 2 e non me lo fa fare. Mi dice comunque banco di lavoro livello 2 richiesto. Non devi salire, dice Davo, come no? Ma perché non me lo fa fare allora? Non ha senso, devi stare semplicemente lì. Ma devi fare delle cose. Cioè, io mi ricordo che al banco di lavoro era uscita una lista di... No, semplicemente serve per sbloccare delle recipes. Ma il banco lavoro... Ma sì che Liezar controlla bene, perché il 2 l'ho fatto io. Se non lo fai è perché serve il... È un altro tipo di banco, magari, non quello, ma mi sembra strano. A meno che perché non ho il materiale addosso mi continua a dire quel problema lì, ma mi sembra strano. Ragazzi, la torretta... Metallo d'alta qualità e rottami, vediamo. Ciao, Lino. Non abbiamo metallo d'alta... Ciao, Lino, ce l'abbiamo, Liezar. Non 100. Come no? Impossibile, Liezar. Metallo d'alta qualità? O l'abbiamo usati per qualcosa? Ah, no, eccoli qua, sì. No, mi pareva. Rottami... Non abbiamo tanti rottami. Ma ci rottami? Serve? In realtà non ci serve. Scusami, quanti adesso? Ne abbiamo? Perché io ne porto altri. Non ne porto chissà quanti. Ma in realtà il banco lavoro livello 3 non ci serve farlo adesso. Già dobbiamo fare gli altri due. Per non ha senso. Oh, è banco, lo scienziato. Insomma. Intanto voglio capire il muro. Quante frecce. Il muro come si può fare? C'è un kit medico e un pippo. Anzi, no, non la tengo qui. Grazie, virus. Virus. Moro, stai tornando che vediamo un po' il muro come si fa. Adesso arrivo. Ma sei lontanissimo. Dietro ho dovuto combattere una battaglia io. C'è un orto qui. E delle cose. Perché? Per me se lo scienziato l'ha messo. Bene, me ne vado. E ne torno a casino io. Mio Dio, quanto sono lontano io, ragazzi. Tutti e due troppo lontani, cioè tornate, perché qua ci metti su 20 minuti solo tornare. Vabbè, c'ho il cavallo. Ma devo prendere altre cose qui. Aspetta, Liezar. Se trovi pietra, ok, ma se non è pietra, aiuto. Per ora. Ho anche pietra, No, adesso non sto facendo quella, però ho anche pietra. $1,250 scrap per il terzo banco da lavoro? Sì, no, infatti non lo faccio adesso. Frammenti di metallo? No, scrap.
Rotami? No, rotami, ma... sì, sono tantissimi. E no, ma non ci serve, è stato ancora a fare tutte le cose dell'1 e del 2. E Zara arrivo. Ma tu hai bisogno per cosa? Per tutto, la pietra, innanzitutto per finire. Arrivo. Ti porto anche un sacco di carne, ma non credo te ne freghi nulla di quello. No, quella non abbiamo, diciamo. Tanto sono col cavallo, gli azzari arrivo in 2 secondi. Ma che paura, ragazzi! Che paura, oh, no. Mi sono cagato da un orso, sono morto. Ma no, moro. Sono ferito, no, non sono più ferito, sono morto ora. Ma scusa, questo da dove è cicciato? Mi sono veramente cagato nelle braghe. Vabbè, dai, era il coso dell'acqua, vado a raccattarmi la roba. Che paura, oh! Ma le porte aperte, lasciate. Perché sono qua io, so. Ma non importa, chiudi. Ma sì, ma star qua a chiudere la pila se sto lavorando, andando su e giù. No, vabbè, ma tra i piani non ha senso, Moro. Tra i piani non ha senso. Raga, si fa così, si fa. Si fa così, ma in un server, che ti attaccano, adesso non c'è nessuno, tanto. Se ti attaccano, c'hai le porte aperte dentro, poi non servono a niente. Non sento se mi attaccano. Ci metti in 2 secondi. Non è vero, raga. L'importante è che chiudi la prima, poi dopo le altre, anche se aspetti un attimo. Era di là. Questa la lascio tu che danno. Devi prendere l'ultimo coso. Rottame. No, qua non serve. Dai, sono stufo. È una macchina? Ma perché si fa così, Acme? Sempre apri e chiudi, apri e chiudi. Infatti è un tedio avere le case da PvP perché sono 6 miliardi di porte. Ma sono in un posto che è Tarkov, ragazzi. Questo posto ci voglio tornare. Sperando che quando arrivo non ci sia più loro, so perché. Al sito di lancio, ragazzi, ci voglio tornare al sito di lancio, sembra interessante. Te lo metto qui. Siamo su Twitchlandia, Salvadores. Sì, sì. No, siamo su un server privato tra amici. Dove vige la regola dell'amore, non ci si spara. E... basta. Si arriva, non c'è più l'orso, c'è il carro armato, sicuro. Oh no! Una pietra, la raccolgo col sasso. Che tristezza. Sto arrivando, che il cavallo è un po' stanco, sai come ho fatto tutta la mappa. Sì, il server di Lino. Lino Banfi, chiaramente. Chiaro. Oh, che tuoni che ho visto! Era Thor quello lì! Ho visto un fulmine azzurro che... partiva nel cielo, incredibile. Grazie Salvatore. Grazie Salvatore. Mi piace tanto mettere fare l'elettricista in quel server. ma... Ezzar, sono sì. Giunto. Cioè, in realtà non è solo PvE, cioè... PvP volendo si fa, però. Visto che siamo tutti tra... amiconi delle balle. Buonasera. Passami la pietra. Al secondo piano. Janus. Allora, Liezza, vieni qui. È il server di Mario, scusami. Te ne do, guarda, te ne do. Tappa la lasagna. E ne tengo 57 di pietra. Astia, non so se basta, speriamo. Vado a prenderne altra adesso. Tanto fammi depositare qualche cosa. Tipo questo, i rottami. Un cavallo. Siamo a 1200 rottami, ragazzi, adesso. Magari il cavallo di Marco, questo, glielo sto rubando. Non so, quello, il mio l'ho lasciato, cioè sono a casa, quindi allora dubito. No. Ma ne ho trovati 14 mentre tornavo, quindi... non li sto neanche più uccidendo perché, vabbè, c'è un botto di carne. Sbagliato, devo salire sopra, chiudo. No, devo andare su.
Forse basta. Ma l'orso è ancora lì, vaffanculo. Come faccio? Dove sei che arrivo a darti una mano? Mi vedi. Aspetta, che deposito qualche cagazzo. Sta camperando il mio cadavere. Ok, abbastanza, sì. Cavallo, attacca l'orso, attacca. Quante frecce ho? 30, va bene, poi le ricraft. Ora o mai più. Intanto metto la parabola io. Dov'è? Mo' l'orso si è mangiato pure lo zainetto, te lo dico, eccolo. Ora la metto qua sul muro. Non lo sapevate questo trucco magico, ragazzi, eh? Qui solo per imparare i magic tricks. Hai preso, Moro? O hai bisogno? No, ho preso tutto. Arrivo. No, la ruota non si ferma più. Cosa devo premere per farla fermare? E quante volte hai cliccato? 200, no, devi aspettare, devi. Se clicco 200 volte devi aspettare un giorno e mezzo, probabilmente. Ok, si sta fermando. Ma tanto è tutta bianca. Come la modifico? Devo fare i pennelli, cosa devo fare? Grazie, yeah. Il bomba è anche metragno. Moro? Grazie. Come la modifico di colore? Cosa? La ruota. Tieni premuto e c'è disegna, tipo. Comunque, per fare quella cosa lì che ho fatto prima, basta tenere premuto H e dove passi col mouse raccoglie tutto. I cavalli sono sempre piegati, però sono tutti inclinati da una parte. Bellezza. No, ho sbordato, devo correggere. Ah, per fortuna quella R, aia. Cioè quella D. Quella R. Ah, cretino. Quella D, ma ho sbordato con le parole. Stai seguendo un cinghiale, ragazzi. Moro, devi sparargli. Oh no, l'arco l'ho lasciato per terra. Bella idea, Moro. Perché ti cade dalla mano se ce l'hai in mano. Non è che ce l'hai nell'inventario. Quindi non lo raccolgo. Allora, adesso facciamo questa simpatica ruota. Dov'è, tra l'altro, adesso... Poverini i cavalli che arrivati a fine corsa vengono dilaniati e uccisi brutalmente. No, non si è infilzato. Vabbè, toccherà fare così. No, è morto con la mascella spaccata. Mare, Moro. Parla. Solo una coscia di pollo mi ha dato questo cavallo. Coscia di pollo ha dato il cavallo? Ma chi sono io? Babbo Natale! Grazie Salvadores! Ma grazie Salvadores! Grazie Salvadores per tutto il tuo supporto. Grazie mille! Grazie Salvadores! Grazie, veramente. Sono fastidiosi. Gentile. E prima, adesso di più, poi di più. Grazie mille Salvadores. Allora, metto la pietra nel bus. Bene, allora. Va bene, va bene. Siamo. Che schifo, ragazzi, cosa ho combinato? Ah, no, date 5 di cosce di pollo il cavallo. Altro c'ho i semi di patate, una ne mangio, me ne do anche altri, però dobbiamo fare l'orto, lo possiamo craftare l'orto, chissà. Cosa fare, Moro? Uffa. Allora, io non sono il bravo. Banco di pelle l'abbiamo fatto qui, quindi, il di ricerca.
Ok, studio l'inferriato di Ottone. Chi sono io? E niente. Ratiger, grazie. Grazie, Ratiger. Grazie, Ratiger. Anche a te. Ricerca il muro di metallo, che iniziamo a farlo. Il muro di metallo non ce l'ho. No, cos'è che avevi trovato di metallo? Le l'inferriate. Ah, ma pensavo il muro, niente. Ma merda, ho messo giù i rottami, aspetta. E quindi ci serve milioni di pietra, Mark, per fare il muro esterno. Però non si può fare, come si fa? Aspetta. Ma devo fare una cosa importantissima. Chiama muro? No, muro. Muro, eccolo qua. Si può fare. Alto muro esterno di pietra. Legno. E basta, Moro. Credo. No, si possono fare le sbarre della cella, però le sbarre della cella non puoi farci okay. Muro, tecnicamente. No. Vieni a provare la ruota, vieni qua, vediamo se esce quello che può uscire. Aspetta, oppure... Marco, ho fatto il blueprint. Impara volo da prigione, no, però sono da prigione. Allora, fare... impara progetto, ti. Adesso posso craftare l'infieriato. Vai. Le puoi craftare solo tu oppure tutti quelli che possono usare? No, io. Sono stato più bello comunque. Andiamo, Marco. Vediamo cosa ti esce. Prova a vedere. Ah, peccato, Marco. Provo io, Prova a vedere. Tra l'altro l'ho trovato così. Chi è sto scurrile qua? L'ho trovata così, l'ho trovato. Ho vinto il pisello. D'oro, vedi? Fate sul giallo. No, Dabbo, io non ti voglio. Capito? Beh, avanzati, sì. Vado a fare la pietra, ciao. No, più che altro... Allora, adesso quanto, il cancello, quanto ci mettiamo a rompere queste piuttosto? Possiamo distruggere col martello, chissà. Però vedi, Moro, c'è scritto cancello per recinzione metallica. Eccolo lì, c'è il pisello. Recinzione metallica. Boh, può darsi di sì, allora. Quindi si chiama recinzione? Che messo tu hai? Si chiama recinzione. Recinzione in rete, una recinzione metallica. Si può fare. 75 di frammenti di metallo, è una cagata. Ma dov'è nel... banco di lavoro livello 1. Andiamo. Cioè, scusami, è molto più facile, molto più veloce. 75 di metallo, veramente pochissimo. Cos'è quella livello 2 questa? Dov'è livello 1? Questa è riporta. È molto, molto più facile così. Scusami, dov'è? Costruzione? C'è una pietra, voglio andare. Dov'è che è? Non so, così ce l'ha scritto. Ragazzi, faccio la pietra, la sono il boss. La facciamo subito. Vado a imparare, forse, aspetta. Piezer, quanto serviva di pietra? No, probabilmente niente adesso. No, portale comunque sempre perché per la, vabbè, la struttura della casa. Allora, qui farmo, ma questa è la recinzione in rete, però. Non penso siano mura. È una recinzione. Sì, la recensione in rete. Vabbè, non equivale alla stessa cosa comunque. Penso sia molto più debole. È metallo. L'Oscar non vale niente, sì, ragazzi. Capito, ma è una rete, gli Ezzar. Non è un coso di roccia spesso un metro. Dubito sia più forte di... Cioè, non lo so, ma dubito. Ma duro. Perché comunque il cancello di pietra non c'è. Sì, c'è. Ma duro. Cioè, che esiste, c'è. Del cancello di metallo che è fatto di metallo. Ah, no, qua, sì, l'ho trovato. Portone in alto in pietra, eccolo qua. Mm-hmm. Sono solo recinzioni molto facili. No, niente, allora facciamolo di pietra. Sì, ma quanto costa? Però 3.000 di pietra solo il cancello. Vabbè, ma è normale. Dai, qua, devo fare una piano cosa. Piano si fa adesso. Ma dovrei studiarmi. Moro, al porto c'è gente che spara? No. Alto muro esterno in pietra ne servono 1500. Quanti ce ne serviranno di muri? Una cinquantina almeno. Non anche di più, anche 100 probabilmente. E il tavolo da riciclatore in mente? Dov'è? Nel porto. Non mi ricordo. Marco, ci servono almeno 150.000 di pietre. Va bene. Almeno. Vabbè, adesso riciclo qualcosina qua che sono... Non ti ricordi, Moro, quindi? No, non mi ricordo dov'era. Sarà dentro il capannone, sicuro. È sparito qua. Piuttosto ti faccio bye. Oh, abbiamo un decadimento di 2 giorni. Ragazzi, ho trovato un altro muro esterno di legno. Lo riciclo o ve lo porto? Un muro esterno di legno non riciclo. No, sì.
puoi impararlo in caso. No, forse già si conosce. Può già fare, non mi ricordo. Stasera facciamo chiurarsi e migliorare. Sì. Non ce lo spreco mai. Però guarda, Fisa, non mi conviene fare il cancello di pietra, esistono robe migliori. Robe il cancello, sì, puoi fare un po' di preputz. Porta. Barricata di legno, o traverso. Porta del garage, rilevatore laser, questo mi sembra un po' troppo. Da dove è il coso perché riciclo. Porta a doppia anta blindata, questa? Sì, forse però appunto devi fare 3. Tutti i campi, facciamo il coso. È molto più facile, abbiamo potremmo già farla, ci serve il banco del lavoro 3 però. Porta a doppia anta il lamiera, in caso scoperto. Mi piacerebbe capire dove si riciclano le robe. Dove si riciclano le robe? Al porto, non mi ricordo. Lo so, dove? Non mi ricordo. C'è una porta verde al porto, ragazzi. Sì. Non sapevo. Un po' di roccia io intanto. Prendo un paio di cibo. Oh, avete preso carne da cucinare, la cucino? Sì, e nella cassa ce n'è. L'ho messa io un po'. No, ragazzi, dai, devo riciclare però. Sono pieno di roba. No, ho sbagliato, non devo andare qui. Guarda, non ti ricordi neanche la zona, più o meno? No. Eccolo, l'ho trovato. Sono... Guardate dove sono. È lì vicino al... nel quadrante K24. Nella parte marrone, quella sopra. Se lo devo ricordare, non me lo ricorderò mai. Fusibile lo porto a casa, vi serve o...? Fusibili tienili, che servono per aprire le porte con le tessere. Allora, fammi sistemare l'inventario, allora. E sono 1500 di pietra a pezzo, ci vorranno almeno 100 blocchi di muro sicuro. Quindi un 150.000 per forza. Poi la porta, vabbè, fa altro con la porta. Un po' di sto. Io non ce lo spreco mai. Una cassa dove mettiamo... È una cassa vuota ancora? Sì, no, sto pensando allora. Ci mettiamo i vestiti, magari l'equipaggiamento, quelle robe là. Quindi anche questo. Oh, 50 di pietra mi ha dato una cosa che ho trovato qui. Dai, se ne mancano solo 149.950. No, ne ho 1000 già. Ah, beh, allora. Ragazzi, sono tantissimo. Che stylish che sono, però. Sono troppo avanti. Effettivamente il porto è ottima come zona per craftare ste cacate. E poi sono cieco, vedo nient'altro, no. La notte di settembre mi imbrogliai. I fusibili li metto nella cassa in alto a sinistra insieme alle tessere. Lo metterò lì allora. Devo rifarmi l'accetta. Che palle. Ricordo sempre di farmi l'accetta, devo tornare a casa per farmela. La corda la butto via. Ce l'abbiamo. Vado a cercare un po' le robe. Mi sta la metto qui. Ci mettiamo tutto. Riarmi e mica armi. Pippi e mica pippi. Quelli li mettiamo nel cibo. Ma basta, sta diventando notte. Che dici? Sta diventando notte, sì. Ho l'incendio là in fondo. È sicuramente un posto caldo lì. Devo vedere se potevo spatasciare le... Ma non ci sono, sono sopra. No, devo tornare a casa dal porto, mi perdo sempre. Ma è sopra, è vicinissimo. Devo scavalcare tutta la scogliera. Ma non è vero. Ok, si possono togliere tranqui. A parte che scavalcare probabilmente faccio anche prima. Proprio, e girare intorno. Guarda, infatti ci metto prima a scavalcare. Costruzione, queste 25 frammenti di metallo, easy, faccio subito. Easy. Cosa? Era lemon squeezy quello lì. No, devo fare solo due. Banco di lavoro 1 e banculo. Aia, che paura, era il cactus che mi ha bucato, mi sono cagato nelle mutande.
Oh, la pietra non esiste più qua, devo andarmene in giro. Ah, esatto, non esiste più qua. 20 minuti, no, non faccio in tempo. La prossima volta vado, voglio andare lontanissimo a fare le cose. Sì, domani voglio andare. Quanta roba, sono cieco, ragazzi. Ho dato un pulsante. Non mi devo basare le dov'è? Ho messo delle torce, se mi servo. Dove? La cassa due torce. Prendo, infatti ho preso una pila perché va un culo. Questo ti faccio da. Oh. Non più neanche l'albero, la legna. Luci in casa non le avremo mai finché non abbiamo l'elettricità. Non ho riciclato degli ingranaggi. Sì, c'ho il casco da minatore, però si consuma con il coso, il carburante di bassa qualità. Devo rifarmi l'arco. Mancano 20 minuti, not stones. Ma guarda quanto piove. Vedo delle cose in lontananza incredibili. Un binocolo. E poi anche prendere la pietra di notte per bene. Non puoi, perché non vedi la X. Non vedi gli spargimenti di fitto, sì. Quelli, moro. Cosa ho trovato? Un telefono, va bene. È più normale, tanto per quello che si devo fare. Finché non abbiamo le armi, le altre non servono a un cazzo. Rot. Un barile d'acqua, ecco. C'è da cucire. Moro, ti vedo. No. Come? No, io. No, moro in casa. Eliezer. Ah, c'ho la torcia, tra l'altro, quella normale, banculo. Vabbè. Voglio riciclare tutto, voglio riciclare. Nella cassa con le tessere metto anche, perché adesso non vado a riciclare, ci ho messo due ingranaggi. Quelli possiamo anche tenere, che per craftare qualcosa mi pare servano. Non sono più. Allora me li tengo la prossima volta, dai, magari ne prendo un po'. Fusibile e rottame, buono. Ma i fusibili puoi anche riciclare, ormai ne abbiamo 8. E altri due, vabbè. Faccio? Tanto cosa sono faccio? Impilabili, quelli là non danno fastidio nell'inventario. A me danno fastidio le robe non impilabili, quelle lì le voglio buttare via. E voilà, mi ha messo ste invariate di cazzo. Però metterci delle persianette, possiamo metterci. Papier. Devo andare giù a mettere il martiello. Sarebbe qui, non ci posso neanche portare. No, potremmo iniziare a coltivare qualcosa, che adesso il cibo non è un problema. Ah già, fammi vedere allora. Ah, però aspetta, io qualche oggettino me lo riporto in casa, non voglio riciclare tutto. Fioriera tutto. Magari può servire. Quella grande non la possiamo fare, però. Tipo, una cassa per le robe per le robe del crafting, tipo il kit da cucito, queste cagattine qua. No, lo fa, cioè, ho fatto quella dei quella vestiti, lì, il kit da cucito l'ho messo nelle cose per i vestiti, perché tanto serve lì. Però devo trovarlo il coso, la fioriera grande, perché mi fa un po' cacare fare quella piccola. Forse c'è da studiare, fammi vedere. Dove sono gli ingranaggi che non li vedo, Moro? In quella con le tessere qui in alto a sinistra. Allora, che non è mai qua, morca. Ma il telefono, vabbè, il telefono lo no, ci sono le lampade, dove uno ci sono. Sì, ci sono i lampadari. Il telefono dove lo posso mettere, tipo? Quello lo dovrei, ovviamente dovrei... Tanto non abbiamo la centrale elettrica nucleare lì. No, per carità. È tutta qua la roba. Vabbè, non c'è pannello solare grande. Si collega lo splitter, combinatore energetico. Facciamo così. A mangiare, porto sul barattolo di cicerchi. Ma volendo, solo il cavo come lo faccio però? Barattolo di sesso lo metto qui. Buono. Impilabile, sì, bravo Rust, così mi piace. Le robe impilabili. Sì, anche le armi magari dovremmo imparare qua. Per sotto.
No, la cassa di Perto, Luigi. Ciao Kiba, a pranzo. Ciao Keyblade. Mentre qui... E ho balliato. Fatemi fare una cosa, va? Ma la torcia conviene metterla nel coso per... No, vabbè, tanto si crafta easy, va. Ah, finestra di vetro rinforzato c'era anche. Frammenti di metallo, li ho appena depositati, mi servivano. Hot stonks. Bisognerebbe fare tutte queste robe fino ad arrivare. Non c'era il fucile automatico. Dov'è il fucile da ceceno? Questo lo butto. Sarà in quella livello 3 il fucile da cecchino. Probabile. Ma servono chissà che materiali servono. Qua c'è il cercapersone, la radio. Troppo freddo. Quante robe che si possono fare. Sì, no, c'è una marea. Ma non le puoi fare perché tanto ti sparano e non serve un cazzo fare niente. Non se sei meglio di si loro. Si può costruire anche una macchina da zero, la carrozzeria proprio. Buono. No, perché tanto puoi l'officina. Creare. Sì, puoi creare l'officina praticamente. Ah, ragazzi, fatemi fare. Aspettate, fatemi fare. No, puoi sbloccarle con i rottami. Servono i segnali stradali, ce li abbiamo? Se trovi la cosa. Vuoi farlo trovi la cosa, la puoi imparare. No, voglio fare l'ascia di nuovo perché l'ho data dentro per creare il blueprint. Con i segnali stradali? Ragazzi, cosa avete combinato? Da sorprendere cadimento. No, lo dice sempre gli Ezra. No, non lo dice. Ah no, ho tolto il... Aspetta, forse ho tolto i cosi di ferro, l'ho presi tutti, ho sbagliato. Ma perché c'è un'accetta per terra qui? L'ho buttata io e rotta. Dove cacchio sono? Fragile. Troppo sopra. Chi lo so è che, vabbè, manca un qualche colpo. No, non è qui. A parte che dice comunque 24 ore, però vabbè. Guarda, 47. No. Se lo tolgo dice... No, dice ah no, perché li ho tolti tutti, è vero. Quindi niente segnali stradali. Ma per far l'accetta i segnali stradali? Eh sì, ma te l'ho detto prima che è fatta con i segnali stradali. Proprio visivamente anche, c'è un segnale... Ma intanto dici la mannaia, dici. La mannaia, volevo ma dire. La mannaia non ci fai la legno, roba, è un'arma, eh. Lo so, è quella che avevo prima, che l'ho data dentro. Ma il barile dell'acqua lo posso mettere in casa? Che produce sì, l'acqua. Vabbè, no, frammenti di metallo, me ne servono 50, guarda. Ci puoi mettere dentro l'acqua. No, c'è scritto, un contenitore d'acqua può produrre 10 ml d'acqua al secondo attraverso un tubo. Sì, se fai... Può farlo, poi magari... Se fai tutto l'impianto e le robe, penso. Se no ci metti solo l'acqua. Se la lasci fuori non raccogli l'acqua più piovana. Ragazzi, se trovate segnali stradali... Cos'è la barca? Questa però per raidarla ci vorrà l'imbracatura di Arturo Bracchetti, immagino. Purtroppo un pochino sì. No, dai. Allora, se trovate un segnale stradale, per favore, almeno uno. E poi adesso si fa mattina, vado io in realtà, non è un problema. Che facciamo? Io aspetto quasi giorno, dopo vado un attimo al porto. Io vado alla rete fognaria invece, che non l'ho vista. Vado. Vale che usate i not stonks. Bravi! Siete belli. Belli e bravi. Barili Irla raccolgono l'acqua, però. No. Beh, se lo metti sotto la pioggia... Se lo metti sotto la pioggia, aperto, e così, ok, ma non è... Sono raccoglitori d'acqua. Ho capito. Ho trovato un caminetto, anche questo le mie lo mani, metto. Però non è... No, però infatti, si bugga, ma le tue mani non le puoi lasciare lì mentre fai altro. È un barile chiuso, però, quello. È per storare l'acqua. Non posso mettere il caminetto. Sto andando dalla parte opposta, sono deficiente? Forse sì. E là che ci paura, sono quelli Marco. Che mi sparano. Cosa ho fatto? Non ho fatto niente. Mentre il caminetto non ci sta. Cantelli, Cesare. Guarda come scio. Povero Cesare che lo nominiamo sempre. Vanno. Chissà quante volte gli fischia le orecchie al giorno e dice: ma perché? Che succede? Chi è che mi nomina a casa? Chi è che mi nomina? Ho trovato una pietra, dai, sarebbe carino. Forse due addirittura. Adesso mi avvicino allo zolfo, guarda, sicuro. Giù, è un aereo?
Poi Superman. Sei solo felice di vedermi. Ma c'è stato un airdrops? Drop the base. Pom, pom. Sono uguale, ragazzi, incredibile. Oh, metallo grezzo, proprio quello che mi serviva. Mica l'avevo confuso per la pietra, sono venuto qua apposta. È l'elicottero quello cargo, però. Chi è che è a casa? Io. Piezar, mi fai un favore, mi controlli se riesci a farmi un binocolo? Già. Ma ci sono dei rottami in acqua, delle robe da raccogliere in acqua. Ci sta passando sopra il barcone, però. No, ci deve ancora arrivare la barca. Vabbè, tanto adesso sono al porto, non posso... Ma poi una barchetta, che cacchio è? No, sono robe da lootare, però non... Sono robe da lootazzi. Non c'ho le robe per andare in acqua. Ho trovato un po' di pietra, Liezar. 1157, sei contento? Forse un pezzo di muro ce lo facciamo. Basta, Zolfo! Sono stanco! Sono proprio bello, peccato che non posso mettere la terza persona, guarda. Sono tutto per quanto scintillante, guarda qui. Per quanto io ami la terza persona, su Rust prima va benissimo. Avrebbe tutte le animazioni dure, poi vedresti tutti i problemi. Tanto li vedi lo stesso dai tuoi amici, però. In realtà non sono neanche così male. No, questa no. Devo prendere il pullman, direi che non mi serve come zona. Ecco, un po' di pietra lì, Ezra, guarda. Sono catarino frangente, così di notte mi vedono meglio. Non mi investono. Ah, ma quello là è Marco. Sono io, se sto prendendo delle pietre sono io. Non ho sentito niente, Moro. Non... Dovevi? Ah, pensavo avessi parlato in game dal tono che avevi. Porta un tromone. No, non è vero. È un tremone. Ma hai preso tutto? Rottame e cartello in legno. Ma perché trovo sta? Andare qui nelle fogne. Trovi il maestro Splinter. Cosa ho trovato? Cappello da pescatore. Liezar, posso rifare misteri? Ma... Nel senso, visivamente, ci mancherebbe. E lo sparachiodi, che figo. Polvere da sparo, non l'abbiamo mai trovato. Dove cacchio si fa? Polvere da sparo con lo zolfo, no? Qualcosa del genere. Vabbè, giusto, vero, abbiamo lo zolfo. Amici, ho trovato ancora carburante di bassa qualità e petrolio grezzo. Se troviamo abbastanza carburante di bassa qualità, possiamo iniziare a pensare di usare il cappello, quello con la torcia, quando andiamo in giro la notte. Ce n'abbiamo un botto, ce n'abbiamo. Ma non serve anche per altro? Ah, merda. Mi sa che non serve solo per quello, ne serve un bel po'. Serve per tutte le cose col carburante, anche per la motosega. Moro, se trovi delle pietre, dimmelo che vengo. No. Allora ti do un calcio. Qui c'è da mettere un fusibile nella rete fognaria. Ho trovato dei guanti di cuoio. Ci sarà una porta. Portà. Infatti guarda quanti cavi, una va giù nel bius qua. Flops. Che fastidio, un altro kit diventa, da così. Guarda, diventa tutto buio. Questa cosa. Cazzo, qui, nessun segnale stradale. Un segnale stradale. Ma ci sono verde, segnali stradali, nella cassa? Lo so, non li sto più trovando. Guarda, ne ho trovati... No, nelle casse non ci sono, Liezar. Scusami. Ma anche a me... ero convinto anch'io perché ne ho trovati veramente tanti, ma credo di averli buttati qua, in segnali stradali, due. Ah, sono un pirla, ma in quale cassa sono? In basso a sinistra. Non l'ho visti, no, proprio. Sono lontano da casa. Vabbè, ormai sono qua, riciclo e poi torno. Faccio la mannaia. Però pietra ho. Sono arrivato a 2200, ma più di così mi sa che non. Apriamo un bel dibattito, Moro. Secondo te chi vince il campionato? La Serie A. Sì, chi la vince? Oh, ho trovato la Serie A, Marco. Bene. Tra l'altro, amici, avete visto che su Fortnite, a parte Green Arrow, che l'hanno messo già e sono felice, hanno messo anche i giocatori, c'è cioè la Juve, l'Inter, il Milan, il Manchester City. Ma cosa ha capito il telefono? Come ha fatto da Manchester City? Ma sono... Chi è? Ma chiudi. Sto lavorando.
sono due tessere, due porte con la tessera verde qua alla rete fognaria. Poi adesso qua c'è da fare del parkour dove io morirò, perché non c'ho, stavolta non c'ho robe. Su due bende. Oggi sì, oggi recuperiamo la giornata, Liezer, bende, è vero? Bende. Siamo contro bende. Io te, e mi stai battendo. C'è un recupero. Udinese qualcosa era. E sei avanti tu 1-0, ma mi sa che vinci tu, perché non credo di avere giocatori. Casse di stonks, dei mirtilli. Li mangio. Tra l'altro adesso, se vinci questa qui, mi superi. No, perché ultimamente sto facendo uno schifo adesso. Sono due dei passi. E come hai perso? Ho trovato un altro lampadario. Sì, ma l'altra volta mi sono mai battuto di brutto, però. Ti voglio bene, bende. Pippi. Anche qua c'è un gianco, lampadario. No, lampadario allora io mi sono andato a impelagare in un parkour qui nel porto, ma... Puro salgo su, non c'è niente, guarda, Lo sapevo io. Non c'è niente. Guarda, ti voglio bene, bende. No, tornate in casa, dai, che... Ho trovato il Kedmit. Kermit la rana? Sì. Poi l'associo un po' a Esprit e un po' a Luke, Kermit la rana. Porta puttana. Osteria. Come esco dall'acqua, mo? No. Sono cascato in acqua al porto, non so più come uscire. C'è la scaletta più in là, si vede. È stato easy questo parchiule. Voglio bene, di trovare robe buone. Niente, non vedo scalette. Ho trovato i kit medici, Marco, i segnali stradali, volevo dire. Ma come hai fatto a sbagliare? Va bene. Sono contento, almeno te le puoi fare anche tu se vuoi. No. L'arma migliore del gioco. Ah, ma proprio il da sparo è easy, no? Non posso uscire dall'acqua, devo fare il giro. Non c'è la scaletta. Ho trovato le pinne, Marco. Mi servirebbero adesso. Dai! Non c'è una scaletta, veramente? Il mondo è proprio triste. Adesso... Marco ha appena detto di essere Diego Armando contento, ma che cacchio dite? Calale. Ah, ma sei al banco da lavoro. Ok, c'era un tubo là sopra. Il Luis Alberto si è operato. Andiamo a casa. Butta via la torcia, dicono. Non so, hanno detto butta via la torcia. Ma penso ce l'abbiano con te, a me non mi vedono. Sì, la, non la, la cosa più preziosa che ho... Ma le torce sono utili. Addosso. Poi c'è un sole che mi spacca le pletre. Le plepi. Vorrei chiedere all'Accademia della Crusca se me l'accettano come sinonimo di api. Ormai accettano qualsiasi cazzata. Non so, dopo Petaloso una barricata di pietra. Ah no, la barricata di pietra è il coso quadrato di merda per terra, mi sa. Cosa avevano messo dopo Petaloso di particolare? Adesso hanno messo cringe. Davvero? Ma non era uno scherzo? No, cringe è entrato. È entrato? Che... Non so perché, cioè è una parola inglese. Non è una parola inglese, tra l'altro. No, credo sia universale, un po' come LOL. Non credo, sì. LOL lo dicono dappertutto, scusami. Sì, non vuol dire, però. Non deve voler dire tutto nella vita, Moro. Poi vabbè che l'Accademia della Crusca non è italiano, comunque, quindi... Perché la gente pensa che se una parola entra, cioè l'accettano nell'Accademia della Crusca, vuol dire che poi va a far parte dell'italiano, non è... Fare nel buco, mi piace molto. Devo cascare? Non sono cascato, sono molto soddisfatto di me stesso, ringrazio i miei genitori per aver avuto opzione per me stesso. Come si fa a capire i proiettili che servono per un'arma? È scritto sull'arma, tecnicamente, che non hai. No, sì, c'ho il revolver. Come non c'è scritto? No. Ho provato a fare un colpo, una cattura artigianale. Mi dici ma questa cosa? My first reaction, shock. Da ricercare pure i proiettili. Proiettili li devi studiare se sono sempre nella in tutti i cazzi lì. Non ci sono le armi, non ci sono i proiettili.
sì, padella bruciata. Ma cosa dice? No, ormai siamo sempre gestita. Sì. Ah, le volte sono cambia. Qua. Arcade. Ah, munizioni per pistola. Il pistola sei tu, però. Ti stai insultando. Sì. Munizioni per pistola. Ma quanto costa? 10 frammenti di metallo per ogni colpo. Sono scordato dove era il banco da Kagawa. Ah, eccolo lì. Ok, mi ricordo. Metti la mano in mano, fai come l'ortolano. Ho preso tutto. Un cinghiale, no. Fumo. Mamma mia, che schifo. Cinghiale, è la tua fine. Tornate. Adesso lì è Zarzo da fare. Dai. Sto lavorando per te io. Sei al porto, non c'è la pietra al porto. No, la pietra hanno preso 2300 per arrivare al porto. Neanche, non me ne frega niente di questo cinghiale. Lo volevo solo ammazzare. Sono contento che non si veda più comunque in giro, Young Signorino. Perché? Perché bisogna premiare il talento, secondo me. Dici? Secondo me ogni tanto, non sempre poi, perché ci sono anche quelli senza talento. Il talento, però... lui ha... Non ce la fai a dire cazzate. No, ma ha fatto successo. Provato, ha avuto ragione lui comunque. Prova a tirare di nuovo su iniziativa. No, ha avuto ragione lui comunque. Ma vediamo chi. Beh, ma puoi sempre far parlare di te, Puoi sempre riuscire a far parlare di te. Nel bene o nel male. In questo caso non ha ragione. Abbiamo detto che fa cagare il cazzo. Sì. Che non ha talento, che è un bastardo. No, adesso esageriamo. Tutti personali, non mi permetterei mai. Non ne frega neanche un cazzo, ma sinceramente, a dirla tutta. Voilà, allora un altro giro di ruota. Con e qui questi... ogni tanto mi spiace che... A me non per esempio, a me Achille Lauro non mi piace, no? Però ogni tanto la gente si confonde e chiama Achille Lauro, Young Signorino, Young Signorino, Achille Lauro perché sono... hanno i tatuaggi in faccia, però non c'entrano niente né uno con l'altro. Io li chiamo Trapper. Perché hanno i tatuaggi in faccia. In realtà cioè, Achille Lauro Trapper non è vero, secondo me. È vero che ormai, cioè, Achille Lauro Trapper di che? Marco. Poi sono tutti trapper ormai, quindi va bene, però... ormai sì, chi fa musica di merda è un trapper. Moro, come sei solti per finta. Oh, no. E invece Allora, sistemo l'inventranio e siamo a cavallo, ragazzi. Ho trovato un po' di pietra. E adesso mi avvicinerò e sarà un dildo, penso. Ok, metallo grezzo, infatti. Ma le robe... Sì. No, la macchina Lauro non è trap, infatti. Non... No. Cioè, se uno non lo ascolta e lo vede e basta, dice può avere magari qualche ma nemmeno perché per ormai... Per quello che ho detto. Mai nemmeno perché è stravagante e basta. Se Achille Lauro è buono, non saprei neanche come. Sa se trovo delle pietre mentre torno a casa. Ma Marco, basta che ti sbrighi. C'ho fame, c'ho la pasta e fagioli. Ma voi andate, tanto non è che. Andate, c'ho la live io. Chiudi che vuoi. Io sto tornando quello. A casa. Fammi mettere a posto. Questa qui, che cazzo è? Non lo so. Altre robe le tengo che poi riciclo. Non esce il cavallo, tra questa roba qui, tutta da riciclare. Tutto. Lampadario. Io ti dico, a me Achille Lauro non mi piace, però... Non mi dice... Cioè, ci sta che alla gente piaccia. Ha fatto dei pezzi molto carini. Poi, ripeto, a me non piace per niente, perché... piace né come canta, né come... Caca. Scrive, perché quello che ho sentito non mi fa impazzire neanche la scrittura, ma... C'è tanta gente poi in realtà che non mi piace tanto come scrive che ascolto tipo da Supreme. Dei cervi! C'è anche Jordi! Tra l'altro un augurio a Gabri Ponte, ragazzi. Mi metto qui e mi spacco a merda, track. Si opererà a breve al cuore, Gabri Ponte, un augurio.
Speriamo bene, ma dovrebbe essere una cosa complicata, ma c'è che ce la fanno, dai, speriamo bene. Ragazzi, noi poi ci vediamo questa sera, abbiamo detto che facciamo... Chi vuole essere Einus? Chi vuole essere Einus, appunto, che è un gioco nuovo. Dobbiamo chiamarla così. È un gioco nuovo, vediamo chi alla fine della baracca... Certo. No, riesci a fare... Sembra di sì. Certo. Chissà se riusciremo a essere milionari stasera, ragazzi, lo scoprirete... Aspetta però Moro, io me la voglio organizzare bene, io voglio l'aiuto del pubblico, che chiamiamo tipo, che ne so, Vale o Corn. No, ma c'è già dentro l'aiuto del pubblico. No, non è vero, sì, ma devi, l'aiuto del pubblico lo voglio fare io, IRL, voglio, cioè voglio, come dice, ruolarmela, voglio chiamare qualcuno per davvero, va tipo bene. Esprit, lo chiamo e dico, Esprit, ascolta, sono qua con Jerry, dai, se non ti risponde? No, mi risponde sicuro. Anche nella realtà risponde così, dai, stasera rispondevano, ci avevano altri numeri da chiamare. Chiamo Esprit e gli dico che sono con Jerry e che mi deve aiutare. Va bene? Sì, però hai un minuto di tempo. Ma poi quell'aiuto lì non esiste più da... Lo so, vabbè, ma non c'è Jerry, mi faccio aiutare da Esprit. Lo inventiamo noi, lo aggiungiamo noi. Va bene. Ma tutte le persone Esprit, no, posso chiamare anche Korn, Vale, però Esprit è quello che, secondo me, viene fuori una roba più divertente, dai. No, va bene. Allora, ci vediamo questa sera, magazzi, eh? Devo salire, sì. Ciao, belli. Bella, bro.